E quello che state ascoltando è Fumble! 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 Fumble che è... Poi basta perché nel vuoto non si sente lo spazio, quindi è Fumble! Non c'è Fumboy. Eco, non c'è niente. Fumble. Fumble è il primo podcast con i Mikado di giochi di ruolo nello spazio per e i primi in Italia. Per i primi 5 minuti, forse. Per i primi 5 minuti scarsissimi. Volete prenderne un po', io li finisco, ragazzi. Beh, no, sono finisci. Fumble è un podcast di giochi di ruolo dal vivo, è il primo podcast in Italia di giochi di ruolo dal vivo. Ci trovate su fumblegdr.it e trovate su fumblegdr.it oltre a Fumble e a SideQuest, di cui abbiamo qua due pessimi elementi. Ebbene sì, uno solo. Due? Due. No, pessimi. Uno non è pessimo. Ah, scusate. Bravo, no, sei un cavaliere. Fatto, grazie di avermi fatto questo complimento. Certo, io lo facevo a lui. Ah, davvero? Quindi sono pessimo. Tu non sei il manto di SideQuest, scusa. No, lei è il manto di Fumble, devi cominciare ad accettarlo adesso. Ah, la manta assassina. Sì. Oltre a questi bellissimi podcast e a Epoca, che è il nostro fratellino minore, ci trovate anche il nostro shop, dove adesso trovate in vendita Clotos e Gattai. Dal 22 marzo ci trovate anche le due avventure in preordine, una per Clotos e una per Gattai, che si chiamano La Corte di Oberon e Spartan G. Spartan G mi ispira un sacco, io non ho ancora visto niente. Le trovate in preordine dal 22, iscrivetevi alla newsletter se non l'avete già fatto, perché c'è un 10% di sconto sul primo acquisto che fate. Fatelo. E vi arriva per primo l'avviso che il preordine è aperto. Yeah. La famosa Spartan G. 5 eroi uniti là, perché qui no. Il preordine sarà... appunto dal 22 marzo potrete ritirare al Play di Modena il manuale firmato a manina da me, che assume che acquista valore. Ne comprate due, così uno lo tenete. Allora, considerando che sono già quanti, praticamente ci sono sei cose che devono uscire in un anno che Fumble è editore. Tra un po', questo è il sesto mese di Fumble come editore. Sesto mese, praticamente un gioco al mese quasi, tra l'altro di certo tipo, e visto che non li ho fatti io vi assicuro che se facessero schifo ve lo direi tranquillamente, come loro sanno bene. Assolutamente sì. Quindi approfittatene, perché la firma di Claudio chissà quanto varrà tra 10 anni, quando avrà 785.000 giochi all'attivo. Se continuo con questo passo, esatto, saranno tantissimi. Se una delle richieste di Claudio è di seppellire tutti i giochi che avrà prodotto con lui quando morirà in una piramide, e stanno continuando a ampliare il loculo che sta comprando al Monumentale. È una piramide, ci sono anche gli schiavi sepolti dentro. Sì, sì, c'è Shu che si sta sacrificando in cima per accompagnarlo durante la lunga morte. Detto questo, al Play di Modena ci sarà un'altra novità. Avete sicuramente visto sulla pagina di Facebook, su Twitter, su Instagram o sulla newsletter se siete già iscritti, che ci sono i tavoli demo in che non ve li regalano, potete sederli e giocare in prenotazione per poter giocare anche alle novità in playtest. Yes. Tra cui Not the End, che è uscito finalmente, siamo usciti con una comunicazione, quindi ci possiamo sbottonare un po' di più. È quello hentai, giusto? Esattamente, okay. Sì, si chiama diciamo che lo puoi giocare anche in quel modo. Perché Not the End è un gioco che può essere giocato in un sacco di ambientazioni diverse. Lo potete giocare cyberpunk, lo potete giocare fantasy, lo potete giocare storico, pseudo-storico, fantastorico, lo potete giocare nel passato, nel presente, in distopie futuristiche, dove vabbè, volete. Abbiamo capito se è stato pigro con l'ambientazione. No, con calma, fin tanto che giocate contesti che sono sull'orlo della disperazione, dove le cose vanno male, perché i vostri personaggi incarnano dei valori universali che sono le tante forme della speranza. Quindi i vostri personaggi simboleggiano il coraggio, la pace, l'amore, la vendetta, la ribellione, ce ne sono un bel po'. L'onore. E come insegna God of War, la speranza è il male peggiore. Ma è anche l'ultima a morire. Esatto. E infatti, stai concentrato. E infatti finché c'è... Cioè, sì, esatto, stai... Boy. le qualità di parenting in quel gioco sono... Cosa sarebbe in Not the End? Sotto cosa sarebbe Kratos? Rabbia. Rabbia.
Beh, sì. Che domanda stupida, ma era per darti giustamente, ma era un test. Cacchio, è vero. Il figlio di Ozia. Allora, vedrete, sì. No, il figlio Silence, il figlio Quiet sarebbe. Quiet. Sarebbe Quiet. O Boy, simboleggerebbe Boy. potete, se siete più, cioè peraltro la meccanica e l'anatomia della scheda è particolare perché unisce un po' un lato verbale a un lato di disposizione spaziale degli elementi. Siete incuriositi, non vi spiego oltre, venite però a giocare. No, però io da profano vi faccio l'esempio che immaginate la scheda di D&D Cove dove c'è forza, destrezza, costituzione che se cambiasse il modo di giocare a seconda di in che ordine lo mettete, se la forza è l'ultima, la destrezza è la seconda, un po' è così. Solo che sono parole e non numeri. Esatto, ci sono tante parole, ci sono zero numeri e il modo in cui vi esplorate il personaggio e decidete di farvelo vi porta ad avere personaggi che si sviluppano diversamente. Tutto questo perché tu non sai fare i conti? Assolutamente sì, non avevo voglia. Allora, ma è per quello che si estrae da un sacchetto. Allora, nell'ultima puntata di, come si dice, di SideQuest è stata coniata questa frase: la matematica è terreno difficile e quindi da Ranger la ignoro. Esattamente quello che succede a me, oltre che ad Arige con Ariuna. In più è giocabile benissimo dal tonici, cosa che tu sei. Vero, assolutamente. Dai discalculici, cosa che tu sei. Dai discalculici, cosa che io sono. Ed è giocabile anche da persone che o hanno giocato tanto e quindi vogliono un approccio molto profondo al gestione del personaggio, ma anche persone che sono meno esperte dei giochi. Finora l'abbiamo testato con tanti tipi di giocatori diversi. Tutti l'hanno percepito bene. È vero, perché alla fine, come dicevo prima, sempre per fare il paragone che non c'entra assolutamente niente con D&D, qua non metti 18 in forza, qua gli scrivi fortissimo. Esatto, vero. Non sono 18 in destrezza, sono agilissimo, silenzioso e rapido. Sì, gli puoi scrivere forte e possente. Beh, ma non anticipiamo troppo, anche esatto. Perché adesso ci abbiamo da giocare a Coriolis. Siete curiosi? Fateci delle domande, magari vi rispondiamo, meglio venitelo a provare a Modena. Esatto. E venite anche a giocare Clotos e Gattai, che sono due giochi fichissimi, va? E anche Shining Knights e Pugno Arazzo. Ma Clotos è vecchio però come gioco. Ma Shining Knights è giovane. È addirittura uscito a Lucca. mamma mia. Ormai. Quel sistema esiste ancora? È troppo datato. Faremo una seconda versione per il Play. No. Seconda edizione. No. Ok, quindi Claudio non dorme più. No, lui, tanto ha rinunciato al sonno. No, ma la seconda edizione è il cambio della copertina, con scritto edizione Play. Esatto. Fatta. Sulla chat di game design di Fumble leggo messaggio di Jacopo che dice: Claudio, lo sapevo che eri un grafomane. E lui che risponde: no, sono molto stanco. Comunque, siamo qui non per parlare di Not the End, Gattai e Clotos, ma di... ma dove siamo? Esatto, non mi ricordo. Ma del sistema di Amura. Esatto. Ah, giusto. In faccia a una nave della Legione. Ciao Legione. E infatti appena vedo... Ah, sì? Non mi ricordo un po' come ti chiami. C'è la scheda bianca. Va bene. Samad, riprenditi. Ci hai giocato prima, la scorsa sessione con lui. Lo so. La scheda bianca è colpa del master. L'avevo detto, lasciatela da me. Farò ammenda. Prima di iniziare, scusate per questo valletto perché bisogna un po' smerdare Simone. No, ma dai, poveri. Claudio 2, l'altro Claudio, è stato presentato con una scheda bianca di Coriolis. Anche scritto... Claudio 1. Io non ho visto. Tutti okay. Mettiamo tutti in retroscena. Entrambi i Claudi. No, non c'è bisogno di retroscena, dico solo cosa è successo, poi giochiamo. Entrambi i Claudi si trovano una scheda bianca con scritto: non trovo la tua scheda, metti che ricordi. Ma ricordo quasi tutto. Poi faccio ammenda riascoltando tutte le puntate. Io me ne squadro un attimo e con la voce che tremo un pochettino dico: Al, garantisci di nuovo i permessi di pilota a Eric? Sì signore. La tua poltrona viene percorsa una leggera scossa elettrica. No. Svegli e ti vedi una nave che riempie lo schermo. Bellissima. Un gran bel pezzo di nave, ma io non ho tempo, devo andare a operare. Signorina, il bisturi! Perché state mangiando tutti? Ci siamo appena ripresi dalla stasi, mi sembra questo il momento? Questo che mangio quando è alcol stressato. Liquido, è alcol solido, è alcol e basta. E vado. Nella vado verso il locale infermeria.
Ma devi guidare! Samad? Samad? Sì. Ci sei? Ci sono, ce la faccio. Questo è il momento in cui non è il caso di lasciar fare a Eric. Questo è il caso che tu parli e eviti che quelli ci sparino addosso, perché una cannonata delle loro non è una cannonata come quella della navetta che abbiamo battuto ieri. Non siamo autorizzati a essere qui, a quanto mi ricordo. Innanzitutto, potrebbe essere bene. L'ultima cannonata che prendiamo in vita nostra. Innanzitutto, Ilona? Sì? Controlla se ci hanno tracciati. Sì, in realtà mi sembra che avevo controllato, cioè ho notato io la nave. È posseduto. Ne approfitto per ringraziare Chiara Carse che ci ha regalato dei bellissimi dadi. Grazie Chiara. Mille. Verranno adesso usati... Roberto, se mi fai arrabbiare ti lancio uno di questi dadi. No. Ti sorprendo nella testa. Sì, sono dei dadi di ferro bellissimi ma molto pesanti. E molto pericolosi. Quindi Claudio è armato. Io sono terrorizzato da quello che potrebbe succedere con questi dadi. Fai bene. Parkour. Grazie Chiara. E dicevo, ascoltatela sulla DJ. Nell'ultima puntata in cui c'ero e non c'ero, ho notato io la nave che è arrivata e ho avvisato tutti. Sì, se le ha dette i sensori, quindi direi di quindi sì. Direi che ci hanno tracciato. No, hai notato la nave, non sai ancora se hai un lock sulla tua nave. Ok, posso verificarlo. Sì. Data mi ricordo che la nostra nave è stealth. Infatti. Devi attivare la attivatela. Attivatelo, cazzo. Ci siamo comparsi davanti, poi andiamo in stealth. No, vabbè, non è che sparisci. Lo stealth qua è inteso come radar. Quindi te vedo un guarda allo schermo. Se uno sta guardando fuori, sei davanti. Sì, però guarda che davanti nello spazio può voler dire. Se non sei contro luce, potresti anche essere invisibile se non rifletti i raggi di... Sì, ma se una nave da 5.000 persone ci sarà uno stronzo affacciato da qualche parte. Ci sono molti altri stronzi su questa nave. Lo sapevo, sono circondato da stronzi. Però se tu appari sotto alla punta dello Star Destroyer, quello da sopra non ti vede. Però potremmo fare come fanno i bambini, che chiudono gli occhi e sono invisibili. Sì, e poi il problema però è che non eravamo in stealth quando siamo partiti, quindi appena siamo arrivati probabilmente le console di tutta la nave hanno fatto pip 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 pip. Hanno fatto pi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 p
quindi per... Allora, il 5 abbiamo deciso che da ora in poi, come house rule, li mettiamo come vantaggi. Ok. Quindi puoi scegliere come spendere il tuo vantaggio, in questo caso è puoi notare qualcosa che sfugge a una prima impressione. Ok. Allora, con i due successi noti immediatamente che non hai un lock sulla nave. Bene. E che quindi la tua azione ha avuto successo. Questi sono i successi. Il vantaggio è che sembra che dall'altra parte della nave ci sia un gran caos. Okay. Ci sono comunicazioni che vanno e vengono, parti della nave che sono illuminate, altre no. Sì. Non è una nave militare ordinaria. Ma la comunicazione sta andando in qualche direzione che riesco a capire? O... Interna. Interna, ok. Ok, allora apro comunque il comunicatore e dico, non siamo ancora stati tracciati e comunque c'è molto caos sulla nave. Beh... Di certo non sono attenti a noi. Entriamo in modalità stealth, mettiamoci al riparo dietro al primo corpo che vediamo e decidiamo cosa fare. Che ne dite? Getto un tappeto! Un tappeto gigante? Così non siamo qui! Esatto. E quello è lo stealth. Ce lo dici? Sì, sì, l'ho detto, detto. Beh, potremmo provare appunto a nasconderci e passare inosservati. Magari stanno combattendo con qualcosa o hanno qualche problema. Se stanno combattendo con qualcosa, cerchiamo di girare il più alla sì, larga più possibile. Più larga possibile. Eric, sto guardando te. Io sono nella... Lui è l'infermeria. Io sono l'infermeria che opera. Attiva lo stealth e... Chi operi, scusa? Non lo so. E fai una manovra molto larga a babordo. Sì, signore. La nave parte e si mette con la superficie radar più bassa contro la nave per fare il giro così, per provare a per passare sempre dall'altro lato, cioè se questa è la nave loro, sì. Noi siamo qui, sì, sempre per andare in questa direzione, sì. Però facendo così, sì, certo, perché la curiosità uccide. Anche perché noi dobbiamo andare sulla superficie del pianeta, no? Voi dovreste andare della luna.
Della luna, certo. Sì, ma ci vuole un po', noi siamo la al luna boscosa adesso, di no? A... Noi siamo al portale adesso, no? Quindi dobbiamo sì, andare. Sì, 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 dovete viaggiare un paio di giorni. Dobbiamo andare a Mura. A Mura è la stella. Poi dovete andare sul primo pianeta. Sì. E la luna del primo pianeta. Lì c'è la parola. Cioè, dobbiamo prendere tutto sull'altra scheda. Dobbiamo prendere SDG. Sì. Chi è che dobbiamo prendere, scusa? Dobbiamo prendere aspetta. L'ultima volta pensavo che fosse mi ricordo che l'ultima volta pensavo che fosse un pianeta si chiamava Sadib Sabid Sabipodi allora, camminano lì, in ripeto così di segni Rozbe Sedighi. Sedighi che è il tipo del consorzio a cui dare quello che dobbiamo prendere è Cave Gurbani esatto Gurbani ormai è un Gurbani Caven Gurban. Skaven Gurban. E come si chiama la nostra Skaven seconda navicella adesso? Talisman. No, quella è la prima. Ah, la cosa. Ma tu ce l'hai scritto, non pare. Peraltro. Grazie. Abbiamo l'amore. Supera ogni confine. Peraltro, mi ricordo. Cioè, io mi ricordo che. Di Coriolis. Caven Gurbani era arrivato su questa, come si dice, su questa struttura antichissima, gigantesca, mm-hmm. una specie di stazione che affondava all'interno del pianeta con questa cupola gigante sopra, l'aveva studiata, cioè pensava di starci anni, l'aveva studiata un sacco, poi è successo qualcosa, lui è ancora lì, però pare che siano partite le contromisure di sicurezza, sì. di cui probabilmente è... Cioè che renderanno la vita difficile a noi e che non permettono probabilmente a lui di uscire. Lui sì. si è preso un po' di dati su una chiavetta tipo USB. I floppy. Esatto, giusto, i floppy da 5. Di quelli che fanno flap. Esatto. E, d'accordo. Quindi eviterei la... Però scusate, qualsiasi cosa, qualsiasi problema stiano avendo lì dentro potrebbe influenzare anche noi. Non sarebbe meglio indagare discretamente? Sì, stando molto lontani e girando alla larga. Certo. Riusciamo ad ottenere informazioni da loro se stiamo oltre la portata delle loro armi più pesanti? È una cosa fattibile? Sì, puoi fare un tiro di Data Spider. Gin? No, non è Data di Gin, è praticamente fa un virus informatico. Ah, ok. E come lo faccio? Se... Tiri Data di Gin. Sei? E mi serve il manuale. Ah, scusa. Abbi pazienza, scusa. Non no, ci mancherebbe, tieni. Forse si aspetta. No, il meme. Tanto il meme virus è. Il meme virus. Lo chiama meme, l'attacco meme, attacco meme virus. Fantastico. Cioè l'attacco meme che arriva la troll face. Esatto, spammi roba comica. Giuro che non mi ricordo. No, però è nel futuro. Su Albano. Quindi non è troll face. Esatto. Gli abbiamo appena mandato una foto di indovina chi non può entrare in Ucraina nel sistema Ucraina Albano. Adesso anche Toto Cutugno. Vogliono, sì. Beh, poi arriverà anche Gigi D'Alessio. Allora, comunque. Vediamo se intanto riesco a fare. Vai, mi sembra giusto. Sì, ho fatto 2-6. Ok. Attenzione. Sono belli questi dadi, eh. Bel sistema. Ancora. Allora, io immagino sia... Intanto Gianluca, ciao, ci sentiamo domani nel passato, mi state spoilerando il sabato. Ciao, qualunque cosa tu voglia dire. No, ho capito cosa vuoi dire, però era... Target lock... Per il fuso? Perché, abita dove è Jacopo? Perché lui ci vuole ascoltare domani, ma se ci ascolta adesso gli spoileriamo il futuro, sì. Che per lui è il passato. Quando il prima sarà adesso? Presto! Presto! Tutto ciò che accade adesso sta accadendo adesso. Non lo trovo, lo ritrovo. Eccolo. Dai, trovato. Finiti. Data meme. Era meme, vedi, mi ricordavo bene. Certo. Vabbè, bisogno dell'energia, ti do l'energia. Okay, sì, vabbè, questo lo davamo per scontato. Ma tanto io avevo i talismani. Un sensore operato. Ecco, puoi apprendere che cosa sta succedendo su un particolare modulo. La nave. Tipo i loro sensori. Tipo... Non c'è il modulo dei sensori, mi sa, sai? Ci può essere la... C'è il modulo, il ponte di comando, le armerie... Nelle cabine di lusso, guarda cosa succede nelle cabine di lusso. Direi nel ponte di comando. Cazzo. Un buon omanino. Allora, scusate, due successi. Può sembrare una cazzata, ma guardare cosa succede nelle cabine di lusso, probabilmente ti dice cosa stanno dicendo gli ufficiali.
Cioè, solo se sei schettino vale questa cosa. Sai? Esatto. Beh, in quel caso avrebbe funzionato. E se senti salga a bordo cazzo, è il caso di allontanarsi di più. Allora, ecco. Solitamente il datamap servirebbe per disabilitare il modulo. Ok. Ora, passiamo a questa cosa, diciamo che riesci a entrare dentro. Due successi, con uno il primo ti dico le informazioni base. Sì. Poi dimmi se preferisci. Penetrazione che... riuscita. Ok. Che duri più a lungo a sto punto, eh? Che anche questo. Va bene. Oppure se vuoi avere no, nel senso che ho fatto. Ha finito una riga. È un abaco. Ho tirato la fine, ne ho messi due. Che cazzo? Basta, no? Posso fare soltanto questo tutta la sera. Tutto questo metallo mi ha confuso un po'. Potresti andare avanti tutta la notte, però. Quindi possiamo penetrare e ascoltare quello che succede. Questo è il primo successo. Il secondo successo. Mi devi dire se preferisci solo ascoltare più a lungo, okay, o scaricare dei dati. A caso, però. No, ascoltare più a lungo. Ascoltare più a lungo. Magari allora, capisci di più. Di metallo. Dadi in metallo. Dadi in metallo. Non potevano che regalarci dei dadi in metallo. Di Iron Dai. Quello che capisci è che il capitano, o almeno quello che sta dettando gli ordini in questo momento, è molto agitato. Okay. Sta dando ordini a destra e a manca, quindi è sicuramente un combattimento interno. Ah, interno? Interno, ed sta succedendo dentro la nave. Ah, ancora meglio. L'unica... gli ordini sono confusi, si ripetono con la cosa ci sta attaccando. La cosa ci sta attaccando. Vai. Malve era all'apice della curva per girare intorno e fa così, fa e si allontana ancora la di cosa più. Che capisci che vogliono, sì, fare è che stanno sovraccaricando alcuni circuiti della nave, sì, perché per causare delle esplosioni e depressurizzazioni all'interno della nave, per buttar fuori questa cosa e bruciarla al tempo, okay, stesso. Va bene, va bene. È meglio che ce ne andiamo via di qui subito. Che succede? Perché sembrerebbe che ci siano degli attacchi interni alla nave e quello di cui stanno parlando è che c'è una cosa all'interno della nave che sta... Al, prosegui verso babordo, lascia perdere l'accerchiamento. Vogliono depressurizzare, piacere, delle zone della nave perché evidentemente stanno cercando di scacciare qualcosa. Non vogliamo di certo sapere che cosa, quindi direi che possiamo andarcene. A meno che non abbiate la curiosità, ma io no, direi di no. Decisamente. La curiosità mise il gatto nel tappeto, come si dice dalle mie parti. Anche a Dabaran. Sì. È un detto che si vede molto famoso. Beh, e allora proseguiamo il più lontano, sì, possibile da questa... Sì, sì, faccio deviare A invece di andare a cercare per vedere cosa c'è. Via, via, via. Tieni i sensori puntati sulla nave? Ma sì, se non... Allora, tirami con un dado in meno per la difficoltà perché vi state allontanando. Ok, quindi... Alla massima io, cioè, nel senso, chiederò di destinare tutto alla manovrabilità della nave e ai sensori, direi. Sposto dagli scudi ai motori. Che non hai. Gli scudi fisicamente. Allora, 5-2, due dadi di vantaggio, un ritiro con un dado in più. Ma ti sei allontanato ancora, quindi tira normale. Tira normale. È due ormai di merda. Il tuo pull è normale. 5, vai. Buono. 6 e 2 vantaggi. Allora, vedi in lontananza che la nave sta avendo delle decompressioni ed esplosioni. Okay. Però la nave non sembra esplodere, sicuramente è danneggiata. Va bene. Hai di due vantaggi, cosa vuoi? Due osservazioni o trovare una via veloce per fuggire? No, due osservazioni. Due osservazioni, ok. La prima, vedi che la nave ha subito degli ingenti danni, okay, e da queste decompressioni è uscito qualcosa. Tu intercetti un biosegnale, okay, che poi sparisce. Oddio. Dall'altra vedi che alcune navette stanno uscendo, sì, e si stanno sparando fra di loro. Ah, ok, va bene. Io continuerei a proseguire lontano, sì, da questa... Io vi comunico, c'è un biosegnale nello spazio, qualcosa è stato lanciato fuori dalla nave. Ma se aspettiamo che finisca tutto e poi prendiamo la nave? No. Come acquisire una nave di classe 5? Lì potresti avere due cabine di lusso, Samad. Anche più di un paio. Il problema è che se non ci sleviamo velocemente da qua, qualsiasi cosa fosse lì sopra
potrebbe arrivare qui. Beh, quante provviste abbiamo? Abbastanza. Abbiamo... Ci spostiamo di... Praticamente infinite le provviste. Ci spostiamo di qualche click e aspettiamo qualche giorno. E vediamo com'è la situazione. Sono sicuro che aspettare qualche giorno potrebbe farci avere una nave mezza distrutta da quello che vedo. Beh, ma chissà, con le parti saranno miliardi di birr. Sì, ma non avremmo, milioni. Ma non avremmo modo di spostarle milioni di parti di birr. Mm. La nostra nave non è così grande. Vero anche quello. In più ritarderemmo il viaggio che stiamo facendo. Beh, ma rischiando quelle navi, se qualcuno sopravvive e sopravvivono quelli sbagliati, sono sicuro che non vorranno lasciare testimoni. Facciamo così, ci allontaniamo e proseguiamo con la missione. Potremmo lanciargli un messaggio in sola andata anonimo a cui rispondere su un canale criptato. Così. Per un'eventuale, no, per un'eventuale richiesta. Ma chi è perso? È alto. Ah, cazzo, no. Di nuovo uno di quei momenti. Quale signore? Nessuno. Al. Per una. Con una richiesta. Con un'eventuale offerta di aiuto. O meglio, se avete bisogno di aiuto, dite cosa non sta andando bene e noi vi soccorreremo. Così poi possiamo decidere di non farlo, ma almeno ci raccontano che cazzo succede. Oppure ci facciamo degli amici o dei debitori, ancora meglio, nella regione. Qualora... E se lì dentro ci fossero attualmente cose come quella che abbiamo incontrato sull'altra nave? Quasi sicuramente c'è. Cioè un povero scriteriato impazzito che ha deciso che era il caso di attaccarci. No, l'oscurità è immonda dello spazio. Sì, certo. Non è quello che abbiamo visto noi, ma non ti preoccupare. C'era sicuramente una creatura oscura in quella nave. Ma come fai a saperlo? Si è percepita, c'era della... I sensori della nave? Certo. Provo a controllare i reading dei sensori della nave che ha fatto per capire se è una cosa che si è inventata completamente lei o è una sensazione che ha avuto solo lei o ci sono veramente dei segnali che c'è di oscurità. Oscurità. Parkour. Oscurità. Adesso è tutto così semplice. Medichirurgy. Vedi? 2-5. Vedi che funziona. Però ha fallito. Comunque. Ma hai due vantaggi. Allora, insomma, non posso dire ci sono riuscito con due vantaggi. No, quindi... Non ti dico che ci sei riuscito. Allora, la tua esperienza in campo medico è sui nuova, tendini. Sì. E quindi non hai grandi conoscenze di citologia e istologia. Certo. Soprattutto di biosegnali. Diciamo che ancora la strumentazione medica stai ancora apprendendo da Al. Diciamo che puoi far... Andiamo bene. Vai passare, dai, queste quindi informazioni. Quindi allora, beh, questo è il secondo cuore, quindi non serve. No, ne ho uno solo. Puoi far bypassare, dai, queste informazioni e le puoi lavorare lui. Sì, chiedo Al. E le macera. Per ora dice, signore, mi serve più tempo, questi più segnali sono nobili. Assolutamente. No, allora, il computer che riconosce che la lettura che ha fatto è un biosegnale. Ah, un biosegnale semplicemente riesce a capire a distanza che c'è un certo impulso elettrico. Potrebbe essere anche un'umanita però. No, non proprio. Perché un'umanita avresti un biosegnale molto più intenso. Cioè, molto più... Questa era una traccia debole, riconoscibile come biosegnale, quindi di un meccanismo organico, corpo organico. Ma potrebbe anche essere uno dei... Sarà qualche animale che è scappato dalle gabbie. Potrebbe essere tipo anche un gatto. E perché non un umano? Perché gli umani sono molto più grossi, avrebbero un segnale maggiore, si vedrebbe. Quindi, così a una prima analisi, neanche Al riesce Al, a interpretarlo. Tu hai per caso preso qualche lettura dalla cosa o il capitano impazzito che abbiamo incontrato nella nave? No, signore. Niente, neanche guardando gli archivi non è nessuna lettura, nessun bip, nessuno sblip, nessun blap. Perché non c'era niente. Beh, c'era il capitano. Sì, il capitano avrà avuto una lettura di un essere umano normale. Non di metà di un essere umano. Vabbè, ho perso il bip. Signore, io ero aiutare in infermeria il capitano Samad, i miei sensori... A proposito di infermeria, che sta facendo Eric? Ci metti sullo schermo l'infermeria, per piacere? Certo, signore. Allora, io sono lì con il camice...
sopra il lettino di bambina c'è un tacchino preso dal freezer intero, aperto. Non mi chiami male, che avevo paura ci fosse il mostro che avevamo appena sentito. Con i bisturi? No, tranquillo. E poi gli ho attaccato una flebo con una sacca dove c'è un liquido strano con una schiumetta bianca. Ok, allora puoi chiudere. Il mostro è dietro di lui, vestito da infermiera e paraferrista. Esatto. E ogni tanto mi tampona la fronte. Con coriolone. Esatto. Così non può far danni. Ok, allora, a posto. Rimetti la visione fuori. Il pilota è attualmente fuori uso. Penso che non avremo bisogno di lui. Cosa facciamo? Lo mandiamo sto messaggio? Non tracciabile? Che non tracciabile? Siamo l'unica nave nel giro di unità astronomiche. Certo, se ci beccano e se ci vedono. E altrimenti dovranno rispondere con un messaggio pubblico. Non lo so, il capitano sei tu, se pensi che sia una buona idea. Cosa so della legione? Piuttosto mandare un segnale di soccorso per la legione nello spazio, in modo che magari qualcuno lo accolga e possa aiutarvi. No, credo che quello non sia il punto di tutta questa operazione. Ah, okay. No. La legione. Cosa so della legione? Allora, la legione è il braccio armato principalmente del consorzio. Ok. Abbiamo mai avuto problemi con la legione? Dimmelo tu. Fai una posterinata. Non vedo perché avremmo... E vai! Ormai mi esortano. No, non abbiamo mai avuto problemi con la legione. Cioè, bello. È bello che ormai me lo chiedano. Il processo di cartonatura è quasi completato. Allora, no, però mi piacerebbe averci degli alleati dentro. Mandiamoglielo questo messaggio. Va bene, mando. Io gli. Cioè, il messaggio dice: qui è la. Talisman. Qui col nome, quindi, perché lo cripti a fare? No, infatti non lo cripto. Ciao, sono Arturo. Fantocci è lei. Fantocci è lei. Chi cazzo è Fantocci? Avanti, andiamo fuori di qui. Buoni. Allora, qui è il capitano della Talisman, abbiamo visto. E Zero guarda malissimo. Quindi che glielo mandi non a glielo fare. Ho cambiato idea, non glielo mando criptato. Non glielo mando criptato. Non mi sembra una pessima idea. Non ti sembra una pessima idea, allora va bene. Mi sembra una pessima idea. Perché? Perché non dovremmo essere qui. Alex, buttami fuori da questa nave. D'accordo, va bene, d'accordo. È veramente il suo desiderio. Io premetto il dito sull'altra parte della console, pronto a bloccargli la chiamata. No, sì, sì. Allora, metto il canale di criptatura e gli. Come si dice? Qui la Talisman. No. Abbiamo. Sembra che siate in difficoltà. Qualora abbiate bisogno di supporto, lanciate un messaggio pubblico. Accorreremo qualora ci fosse possibile. Ci teniamo a distanza di sicurezza perché non capiamo cosa sta succedendo. Chiedo se ci hanno visto con la testa. Invio. Devi aspettare pochissimo che arriva la risposta. Salvateci. Colpiteli. Qui nave della legione Artanis. Se potete. No, Protoss, via. Come se fosse Artanis. Esatto, la super cazzola di Lumanis. Era Artanis? Sai che era di Protoss. No, ci sta. Meglio che il di Zerg. Era Prometheus. Qui nave della legione Artanis. Se potete, distruggete i caccia che stanno sparando su quelli non coperti dalla melma verde. Zero si è fermo a processare l'ordine della frase. Beh, emettono un debole biosegnale, li potete riconoscere. Come si dice? Sparate ai caccia che non sono coperti dalla melma verde. No. Quindi quelli coperti dalla melma verde sono buoni. Caccia, no. Vado alla posizione d'armamenti. No. Zero, hai frainteso. Dobbiamo battere quelli con la melma verde. Ah, ok, stiamo pensando che hai detto male. No, hai detto bene. Ok. No, tu hai detto sparare. Faccio ripartire il messaggio. Sì, c'era scritto. Lui aveva detto. Sì, comunque era. Pareva confuso, ma. Comunque, sono sotto stress. Quelli che hanno il bisognale. Ha detto. Quindi vogliamo farlo anche. Qual è il rischio? Cioè io gli rispondo. Qual è il rischio? Cosa diavolo è questa melma verde? Cosa è successo sulla vostra nave?
stiamo preparando le gli armamenti. Cittadino, o ci aiuta e intervenite subito, oppure si allontani dal settore. Aiutiamoli. Aiutiamoli. Ci mettiamo informazioni con i vostri caccia. Collaboreremo spontaneamente. Siamo sicuri? È stato bellissimo perché Claudio faceva, mi guardava il pilota. Esatto, stavo pensando. apro l'interfono. Io lo vedo già. E tu senti? Carica! E il tacchino, cioè, che salta. Samad, ci penso io, dico l'interfono. D'accordo. Dico... col tacchino dentro la cloche. Attiva il sistema antincendio in infermeria. Bravo. È acqua, lui odia l'acqua. Non perché si bagna, ma perché è acqua. Immagino che farà così. Ah, scappa. Questa liquida è completamente in sapore e non ha nessun colore. Sta leggermente anche di schiuma. Quindi arriva giù l'acqua nell'infermeria. Attivato. Ah, perfetto. Allora strofino le piastre, mi giro verso il mozzo e lo friggo con... Non ci posso credere. Ok. Però ti pigli anche tu la scossa. Ma io non lo so, non sono un medico. Quanto c'è il Melee Combat? Però è un idiota. Sì, niente. Niente? Quindi è solo stress. Devo dire fumigato. Ok. 4 anche. Avrebbe trovato modo di uccidere qualcuno anche in quel caso. Due vantaggi. Un successo, schifo. Ok, quindi mi friggo da solo. Il vantaggio è, no, è che non c'è abbastanza potenza e voltaggio per fare l'arco elettrico e non ti friggi. Ah. È un buon vantaggio. Lo guardo, non è più divertente. Esco dall'infermeria. Io non mi presto più a questi giochi. Signorina, si rimetta al suo posto. Sì, vado nell'hangar. Abbiamo da fare delle manovre evasive, quelli sono da battere, quelli sono... Beh, tanto tu non sei gli armamenti. Se ci sparano addosso, schiva. Va bene, un attimo, ho bisogno di una flebo. Torno in infermeria, prendo la flebo che avevo attaccato al tacchino, la stacco l'ago e la bevo. La tiri più giù. Esatto. E poi mi metto ai comandi. E ha scoperto le flebo, ora non le molla più. Io punto le armi su dove stiamo andando e sto pronto. Ok. Ci sono 3 caccia... di natura metallica, forma di no, da scusa, e 2 che sono non ricoperti dalla melma verde come va detto il capitano, ma sembra che abbiano delle chiazze verdi da cui partono delle venature che corrono sullo scafo, sempre di colore verde. Sono siloni. Immagino siano quelli. Siloni non hanno proprio dentro, ma hanno un piano. Bellissimo. Guardate, metto un po' di Jimi Hendrix. Quindi, quindi non ho capito. Scusate, da che parte mi devo mettere con la nave? Abbiamo 5 punti energia. Ne darei 3 ai cannoni e 2 ai motori. E non se ne servono 3 cannoni, ne bastano 2. No, ne basta uno. No, e poi c'è anche l'autocannon in caso. Ah, no, aspetta. Abbiamo, possiamo, se ne mettiamo 2 ai cannoni. In modo che così attiviamo i 2 moduli. Intanto dovreste mettere il lock. Quindi uno bonus. Anche ai... Ma io non ho bisogno di bonus, io sparo, daddio. Parkour. È un meno 2. È un meno 2 da... Oddio, vabbè, aspetta, però... allora, prima di tutto, io devo dare l'ordine, se non mi sbaglio. Poi sì, tu dai l'energia e questo è l'ordine. Cioè, nel senso, è questo sì, il giro, vero? Mm-hmm. Allora, io ordino di sparare, quindi do bonus. Cerco di dare bonus a te. 2. Quindi non vi siete allontanati più di tanto? No. 1, 2, 3, 4. Quindi avete deciso quasi subito. 5, 6, 7... Non mi è piaciuta molto la sua risposta, ma... Di chi? Cittadino. Cittadini. Ho fatto 3 successi e 3 vantaggi. Critica. Allora, 3 successi che è un critico in command vanno a lui come dadi bonus, se non mi sbaglio. Sì, se lo metti a sparare, sì. Quindi tu avrai 3 dadi bonus. Yay. I 3 vantaggi, se ti va è che magari, non so, riesco a fare un assessment della pericolosità di questi cosi, magari si muovono in maniera diversa, sì, hanno una manovrabilità differente per quanto sembrino caccia, cioè deduco qualcosa di interessante, non so.
te la sto buttando lì, non ne ho idea. Mm-hmm. Allora, ti direi più che altro che lui guadagna un dado bonus e al contempo i nemici guadagnano un malus. Fantastico. Perché riesce a sparargli mettendosi, oltre che in traiettoria, anche a sparargli davanti. Quindi i cacci devono rompere la formazione e uno è più facile da colpire dell'altro. Perfetto. Allora, ricordiamoci che lei può mandare, può fare il clatter di dati in modo da dare malus alle persone. Io farei così, 2-1-2. Bomba. Così, due moduli di attacco. Abbiamo il cannone Ioni. Il target lock, manovra evasiva e avvicinamento. Perfetto. Abbiamo bombe. Beh, abbiamo la Soul Cannon, se ci sparano addosso dei missili possiamo deviare. Cioè deviare. La Soul Cannon? Il cannone dell'anima, cos'è? No, il cannone dell'anima, Assault. No, è l'autocannone. No. È l'autocannone? Ok, perfetto. L'autocannone. Ad ass, chiamato anche personal. Cannone a culo. Sì, l'autocannone è chiamato anche personal. Ass. Beh, in Warhammer ci sono gli Assault Cannon che si chiamano, che cioè comunemente detti ass cannon, quindi cannoni culo. Quindi. Comunque, il timoniere può anche fare una manovra di posizione che migliora l'iniziativa per ogni successo ottenuto. Quindi io ti do due punti. Uno per manovre evasive se ci attaccano e uno per sparare prima. Ma ci serve anche per muoverci, no? Dei punti, tipo tre punti per muoverci. Sì, infatti lui ha già tirato il tiro di comando, ora dobbiamo tirare il tiro di iniziativa. Ah, giusto. Ma scusa, l'iniziativa era prima in teoria del tiro di comando. Sì, però sì, lui okay. No, scusate, mi ero dimenticato. Ha fatto la postolinata. No, volevo mettere in scansione questa roba. Scusa, faccio il pignolo, ma anche probabilmente ci velocizzo. Loro stanno già combattendo, loro sono già in iniziativa, decidiamo noi quando agire, dopo che hanno agito tutti loro per cazzi loro, noi arriviamo da dietro. Non vi siete allontanati così tanto da essere imparati, quindi sì, ci sta. Beh, ma non penso che una di quelle navi faccia tutto il tragitto adesso per venire da noi mentre si stanno picchiando con quelli a 2 metri. Boh, non tiro comando. Facciamo tipo ultimi in iniziativa noi. Va bene, ok. Però spero che loro si sparino tra di loro, ecco. Ok. Allora, se agisco prima io, la nave si allontana di 2 sezioni. Vale. Quale? La nave era... Voi eravate a una distanza. La nave quella gigante? Quella gigante fa il punto che è un'isola. Ok. Non la consideriamo. È come un uomo. Voi, la nave si allontana dalla vostra, che è un piccolo, che è un caccia, di 3 sezioni. Quindi c'è da... Ma per andarsene o si stanno picchiando comunque? I due caccia non si stanno picchiando, stanno volando in formazione, gli altri stanno cercando di sparargli addosso. Vabbè, quindi ci dobbiamo spostare e tenere una per un eventuale... Sì, perché qual è il range del cannone Ioni? Il cannone arriva a range medio. Che sono 2 sezioni. Che sono 2. Quindi siete fuori range. E noi che manovrabilità abbiamo di quanto ci spostiamo noi? Di 2. Se non mi ricordo speed male. 2, sì. 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 Però ci costa 3 muoverci. Sì. Beh, 1, 2, 3, ne abbiamo 5. Sì. 4 per il lock e 1 per il cannone Ioni. Quindi uno solo, non teniamo l'autocannon. Vabbè. Però tanto vabbè, sì. Sta scappando. L'autocannon serve per difesa, fin dei punti. Quindi distribuisco i punti energia. Sì. Quindi, pilota. Devi fare il tiro di pilot. Mi sembrano un po' pochi quei dati. Sì, sto arrivando. Non hai bevuto? Ho bevuto. Tra l'altro c'è del tè di Giada, certo. Se volete. Ah, che buono. Cos'è? È la ottima grappa alla stevia liquirizia. Un vantaggio. Che ci ha regalato Andrea Simeoni. Grazie Andrea. Grande. 3 successi e un vantaggio. Andrea Simeoni che gioca a loot. Oh, davvero? Figo. Sì. Più un segmento per ogni successo addizionale. Bene. Quindi riesce a fare una manovra talmente efficace che ti puoi mettere quasi davanti alla nave se puoi spendere tutto il movimento. Velocità smodata, vai. Vado? Sì, me la sbatto la cintura. Ti piazzi davanti ai 2 caccia. Ok, e gli faccio... E gli dai un +1 con il vantaggio. Prego. Devo avere una vagonata io. Data lock. Vado io. Si vedrai. Sì, bisogna fare il dato di Jin per il lock. Adesso faccio tipo 12-5. Basta. 2 vantaggi. Porco clero. 2 vantaggi, 0 successi. Allora, non hai il lock. Sì. Ma invece che 2 dadi di malus sarà solo 1 perché sei davanti a loro. Ok.
quindi spari a vista. Tolgo un dado? Sì, togli un dado. Dottore, tolgo un dado. Parkour. Fuoco, parkour, no. Fuoco e basta. Questo è fuoco. Eccolo, eccolo, eccolo. Neanche un 5, chiaramente. Due successi. Dai. Su 98 dadi. Ma scusa, tu vedi che quei 5, se lui metteva anche i 4, facevo tutti 1, 2, 3. Però tu, una cosa, avevi pregato. Sì, c'ho anche il talismano per tirare un dado in più, ma non lo uso. Questa okay, merda. Okay, puoi ritirare. No, beh, vabbè, ha due successi. Anzi, prendi i punti oscurità. No, puoi ritirare e tieni il migliore. Se tuo sacchetto scrotale. Anche la scatoletta. Ah, scusa. Domanda. Sì. Io ho 2 successi, quindi ho colpito. Sì. Anche più o meno bene. Sì. Ho possibilità, se faccio parecchi successi, di prenderli tutti e due, facendo tipo un doppio colpo, oppure il mio colpo è sempre uno solo e quindi è inutile, al massimo faccio una caterva di danno. No, perché avresti dovuto spendere più punti energia. Ma per okay. forza, per fare 2 turni di attacco per forza. Ok, e allora non ritiro. Una falsa, una tengo 2 successi. Tieni 2 successi, ok. Gli puoi fare o un danno e un vantaggio. Bonus del Lion Ken non l'avevi tenuto conto? No. Più uno. Sarà 5. Eccolo lì, hai visto? Gran sistema. Il danno base è 1. Il danno base è 1. Il critico è 2. Il critico è 2, quindi non mi basta. No. Ritiro. Come, scusa, il danno base, il critico è 2, ha fatto 2. E no, no, devo fare 1 uno per il successo. Ritiro. E altri 2 per il critico base. Sarà 3 successi. Sì. 3 successi, un vantaggio. Critico. Vedi, meglio. Quindi critico. No. Decine rosso, cioè decine. Sì, decine e rosso, unità il blu. Ok. Perché io tanto quelli. No, a parte gli sommi, scusa, qui gli sommi, 5. Perché li sommo? Perché è la tabella da 12. Ma io posso invertirli. Non mi cambia niente. Non per la fai il dado appesantito okay. se vuoi. No, ah, vabbè, ci sta. Giri dadi. No, no, vabbè. Quant'è? 5. No, no, facciamo un dado appesantito in caso non ti piacesse il 5. 10 allora ho fatto. Ovviamente l'1 diventa un 6. Distruggi il ponte di comando. Minchia. Quel 10. Ciao. E quindi mi immagino la nave va esplode, io dico se o è ancora in integra col ponte di comando rotto. No, la nave esplode. Non posso dirti come. Ok, quindi in realtà la sfera di plasma azzurra parte, la prendi in pieno, la buca da parte a parte, c'è esattamente un buco al centro. Ed è ancora integra però la nave. Sì, sì, infatti si e non gli ha spento i sistemi, si sono spenti perché hai non spento ha più il centro. E come nel bellissimo episodio 8 di Star Wars, quando la nave viene abbattuta comincia a cadere per qualche strano motivo nello spazio. Sì. Quando venivano colpiti facevano Perché nel vuoto da morto non percepisci la gravità giusto della tua situazione. Della situazione, esatto, pensavo la stessa. E quindi sentendo questa gravità nel cuore cadi. Esatto. Non capisco. Perché è un momento grave. Esatto. E quindi come si sta ovvio, adesso ovvio, basso. Giustissimo. Finirà con la merda di roba. Non finirà mai. No. No, mai, va bene, no, basta. Mai. Diventa solo peggio. No, c'ho la grappa. Ok, prima nave abbattuta. hai bevuto l'acqua di Eric? Ho fatto così, vado. Esatto. Roberto non è abituato all'alcol. Alcolone. Nuovo giro. Grappa. Sta all'altra nave e utilizziamo il dado di metallo. Questa esploda. Allora, vediamo se agisce prima i caccia alleati o il caccia mio. Caccia alleati. E gli sparano sul caccino. Solo beh, vantaggi. Non sono bravissimi. 4 vantaggi è un successo. Sì, infatti, sarà costretto a evitare. E comunque non ho il sensore della nave, ma l'altra la colpisce. Ah, ok. Un altro 2-6. E 3-6. Anche questo esplode. Gli altri caccini della nave della Legione hanno fatto esplodere il caccia per strano. Ah, ustia, diciamo. Erano in 3, Erano in 3, l'hanno sfiocinato. Quindi ce ne sono altri? No, c'è solo quello. No, c'erano solo questi. Per ora ce ne sono solo questi due. C'è solo questo alla deriva che abbiamo lasciato noi, quell'altro è stato disintegrato. Apro il canale di comunicazione. Possiamo essere di altra assistenza? Avete feriti? Non credo riuscireste a ospitare tutti i nostri feriti.
Non speravo non fossero così tanti. La situazione è grave. Potete entrare nell'hangar della nave se volete, ma a vostro rischio è pericolo. Non sappiamo se la situazione è ancora sotto controllo. Potrebbero essercene altri? Potrebbero. Altri cosa? È mia responsabilità come capitano di questa nave chiedere a quale rischio ci esponiamo. Quello che potete dirci sarà gradito per... Biologico. Che prende il controllo di caccia? O dei piloti? No, sembra... È strano, non sappiamo che dire. Sembra che queste cose che sembrano delle persone... riescono a fondersi con l'elettronica. Le roba pericolosa. Forse sarebbe il caso di dargli una mano. Le tute le exo tute aiutano a isolarsi? Sono in parte elettroniche le tute exo. E hanno qualche effetto su particolare sugli esseri viventi? Possono essere contagiati. Avete per caso nessuno al controllo? Avete in custodia qualcuno di contagiato? Sì. Erano su queste due navi. Quindi stavano cercando di scappare. Sì. Probabilmente volevano... Si comportano come un virus, cercano di... Sì. Contagiare più cose. Ce n'è qualcuno di catturato in isolamento? Per caso? Beh, non possiamo trattenerci più di tanto a fare discussione. Ho venito con noi sulla nave, o vi ringraziamo per questo aiuto, ma... Chiudo il canale di comunicazione, che facciamo? Io non sono dell'idea di andare su quella nave... Sembra molto pericoloso, se non ci sono riusciti. Estremamente pericoloso. Non nego di essere curioso, ma mi sembra troppo pericoloso. Io me ne andrei. Abbiamo dato una mano. Esatto, abbiamo fatto il nostro servizio. Tu ti senti la coscienza a posto, noi continuiamo ad essere... In più adesso abbiamo persone, una scusa per essere in questo settore, senza che ci sparino dietro perché non eravamo autorizzati. Beh... Dalla legione... Se ci becca un'altra e diciamo guardate abbiamo appena aiutato i zibi, magari ci lasciano passare. Perlomeno questa nave ci lascerà andare senza fare domande. Lascia andare senza fare domande, sì. Poi ne abbiamo... Stare nel sistema! Ma abbiamo criptato tutta la nave apposta. Quello sì. Beh sì, io direi di andare, ma la parola sta al capitano. Io andrei. Sai che ti seguirò qualsiasi cosa decidi. Eric? Questo è un caso per il dottor Massardo. Sono pronto a salire. Ma quest'uomo è posseduto dall'alcol, non può essere attaccato. Allora, come non riesco a possederlo. C'è troppo alcol in lui. Oh mio Dio, che schifo. È la nostra grande occasione per fare la storia. Come linea vedo di un buco sul pannello rompendo delle cose. Come andare via a destra. Esatto. Puoi girare solo a sinistra. Non sei più ambigiro. Esatto. Come linea di condotta io direi facciamo esattamente l'opposto di quello che proporrebbe Eric. Esattamente. Questa ci ha salvato la vita fino adesso. Apriamo il canale di comunicazione. Vorrei ricordarti solo una cosa prima che tu prenda la tua decisione. Non importa quale sia, ma ricordati l'ultima cosa che hai visto fare Eric prima di ascoltare la sua è decisione. Esattamente quello che mi ha guidato alla conclusione. Apro il canale di comunicazione. Dai, giustamente Gianni, sì, segui il consiglio. Chiaro, di uno ovvio. Che ha stacchinato io non sto mica dicendo che siamo incredibilmente spiacenti, ma supponiamo che entrare nella nave possa essere un rischio non calcolabile sia per noi che in qualche modo per voi, quindi preferiamo evitare di darvi il nostro supporto. In questo senso, nel caso ci terremo di pattuglia qualora altre navi dovessero cercare di scappare, terremo lo spazio attorno pulito. Va bene, buona fortuna anche a voi, davvero lunga vita e prosperi Zoma. Scusa metallo, perché da trekker questa cosa non la posso sentire. Ma perché? Lunga vita e prosperizzoma, però era bella, eh? Bella, io interrei. Sì, ma... Questa entra nella top 5 delle migliori frasi di Eric. Ah, ok. Dopo... Prosperizzoma. Dopo, evidendo che non avevano altre possibilità, si sono gettati contro la fiamma. Cazzo, okay. È un suicidio. No, Pietro dice da quando giochiamo di venerdì non riusciamo più a seguire. Ma se no non giochiamo, quindi purtroppo... Però puoi venire ad ascoltarci in diretta live dal vivo al play di venerdì. Vero. Dal vivo nel senso che è diretta live, non registrata. Non registrata, no, proprio in diretta one to one. Sì, 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 e guardarci fisso così, in maniera inquietante, come fa Eric con le bottiglie. Allora, sarà come stare seduto al tavolo con noi.
Esattamente. Sarà letteralmente quel verso strano. Eh? Perché stavo pensando in Mikado. Allora, voglio sapere. Questo, allora, a questo punto ci allontaniamo e andiamo sulla luna. Sì. Beh, direi, sembra un'ottima idea. D'accordo. Ok. Cazzo, che sarà facendo? Viaggiate per i due giorni che servono. Tu a metà del giorno mi fai un tiro coi sensori. Io prego che la mia mira sia solida e che i miei colpi colpiscano sempre vero. Io voglio usare il potere di chiaroveggenza per vedere nella nave, nella loro nave, cosa sta succedendo. E chi conosci della nave per vedere dentro la nave? Non c'era un contatto video con la persona con cui stavo parlando. No, è accreditato il canale, cazzo sto dicendo. Io sono veramente un esperto di sicurezza in questo caso. Noi non siamo nessuno, io non... Cioè... Non siamo la talisman, mi raccomando. Vabbè, dai, ho fatto 6. Per tutti quelli di Sketchin, questo è il personaggio di Claudio. Claudio in realtà ha delle ottime idee, intelligente, competente. Siete una botte di ferro, non preoccupatevi. Allora, alla fine del primo giorno di viaggio, sì, quando siete ben lontani ormai dal sole, sì, avverti rispetto, se no, con i sensori, sì, un'onda d'urto dell'esplosione di un motore. Oh, cazzo. Di un motore. No, è un onda d'urto. I sensori dicono che c'è esploso un motore. Cazzo, cazzo, sì, cazzo. Esatto. Tra l'altro i sensori percepiscono l'onda d'urto, perché se ci esplode un motore lo percepiscono i sensori. Esatto. È il tuo culo il sensore. Assolutamente sì. E insieme è esploso un motore. Esatto, e alle sue gambe. E adesso capite perché io e Alice siamo destinati l'uno all'altra. Stasera dimostriamo tutto il nostro acume. Perspicacia. Assolutamente sì. Vabbè, quindi esplode il motore da qualche parte nello spazio, sì, e lo percepisco. Percepisci col vantaggio che puoi calcolare dall'esplosione, dal tipo di esplosione, dal tipo di energia residua, sì, l'epicentro, che è verso il sole da Mura, okay, e che è un motore di una nave di classe 5. Che classe 5 significa che quella è che avete abbandonato, grossa, quella che avete lasciato laggiù. È esplosa la nave della... Ma quindi più in là? E dietro, no, dietro di dove avete fatto il combattimento con è esplosa la nave, è esplosa la nave. Vabbè, apro il comunicatore e avviso Samad, dico coi sensori, ho appena letto che esplosa probabilmente la nave di classe 5. Classe 5, classe A più classe 5. Non è una non consumo un cazzo. in effetti va come una lavatrice, però. Ah, io pensavo alla Mercedes. Sì. Vedi, questa io faccio un segno sulla colonna dove sto pregando il senza volto, dove ci sono un'altra cinquantina di tacche e di incisioni, e tutte le volte che non aver seguito una decisione di Eric ci ha salvato la vita. Per adesso sono 51, con questa ho superato, ho fatto l'altra barretta e ne ho aggiunta un'altra. Beh, forse è stato meglio evitare di salire di sopra, o forse li avremmo aiutati a evitare questo disastro, però... Non lo sapremo mai. Who knows? Era un'idea di Eric. Saremmo morti tutti. Beh, con un virus che prendeva sia le creature viventi che la tecnologia e cercava di scappare dalla nave, io sono contento di non essere salito. Assolutamente sì. Peraltro ho l'impressione che Eric avrebbe ucciso più persone di quante ne avremmo salvate, quindi sarebbe stato molto poco utile. O tacchini. Beh. Pensa che arma letale, Eric è un virus. Io ho chiesto al mozzo di pulire l'infermeria e soprattutto di pulire il defibrillatore. Ovviamente ci avrà tipo pezzi di pelle di tacchino sopra. Ovviamente. Assolutamente. Ovviamente anche della salsa. Il barbecue. Sì, perché ha preso uno di quei tacchini prefatti, è presente quelli... Già riempito. Quelli in lattina. Beh, proseguiamo verso la luna di Amura. Non ci sa. Oddio, adesso nessuno però sa che abbiamo aiutato qualcuno. Beh, abbiamo le registrazioni della... Ne abbiamo le registrazioni delle comunicazioni. Era un messaggio criptato, non vengono registrati quelli. Sì. Criptato? Criptato vuol dire... Criptato vuol dire che è cifrato. Cosa, ci ho provato. No, io, qui l'esperto informatico sei più te che me. Criptato per me vuol dire che sì, è cifrato. Serve una chiave per decriptarlo. Cioè, se ti dico A, il messaggio viene tradotto C. Mm-hmm. Però puoi registrare il messaggio come C e con la chiave di sì, speravo che fosse anche sicuro, cioè segreto. Però se nella nostra biblioteca di bordo abbiamo il manuale delle giovani marmotte spaziali, potremmo riuscire a decriptarlo. Assolutamente sì.
cazzo. Il vostro codice. Il nostro stesso codice. Io ce l'avevo a casa il manuale, cioè i giovani marmotte spaziali. Io non avevo tutti i volumi, ne avevo tipo 6, erano una decina. Io ne avevo, mi sa che avevo tutti. Io però avevo quello dell'orso Yogi. E tra l'altro era uscita la versione per ricchi. Disegnava a rubare me. Era uscita la versione per ricchi del manuale dei giovani marmotte, che era quella che non solo non aveva i 10, ma c'aveva tutte le cose divise per sezioni, e c'era una specie di quadernetto dove tu le infilavi e quindi potevi metterti tu l'ordine delle sezioni, figata, l'ordine di importanza ho già letto, ma era solo per ricchi. No, che bello. Quindi c'era i 10 comandamenti e le 10 marmotte. Perché consumava, perché costava un'ira di Dio. Qual è che era quel film dove scende Mosè con tre tavole? E fa, questi sono i 15 crash. 10 i 10 comandamenti. Mel Brooks. No. Con Mel Brooks, sì. La storia del mondo. Ah, sì, la storia del mondo, sì. Una pazza storia. Allora, andiamo. Sì. Raggiungete la luna. La domanda è: quale delle quattro? Ah, perché non sapevo. Beh, quella che dà le rilevazioni ha una cupola gigantesca sulla superficie. Ok. Direi. È un buon punto di partenza. Ah, fate un tiro di data. Giusto. Lo faccio io? Beh, meglio, perché io non posso. Posso dare più energia ai sensori. Ma tu non ce l'hai da vicino. Infatti non posso proprio, cioè non è che... Forse questo ti potrebbe aiutare. Hai fatto un talismano? Beh, è una copia, diciamo, misera rispetto a quelli di grande potere che fai tu. Ma ho iniziato a... lavorarci un po', no, è tipo un teschio di vetro, okay. compattissimo, che se lo tiri in faccia uno fa male, okay. Come i dadi di metallo. Esatto. Di metallo. E cosa fa questo talismano? Beh, credi in quello che fai e potrebbe aiutarti. E mangia tutti questi, vedi che sono aumentati i talismani in questo momento. Ma i suoi funzionano. Beh, ma almeno mi puoi, giusto per farmi sapere, cioè, se cosa ne pensi. Sì, va bene. E darmi qualche istruzione su come farli meglio. Va bene, ok. Ci manca la materia prima, quindi. Quindi cos'è? Sono le alghe, cos'è, le damame? No. È un dado sterco. È un dado in più. Delle latrine. Se lo usi, sì, è un dado in più. Sì, lo uso. Che si vedi che era bianco e quando lo usi si annerisce completamente. Bello. Cioè era vetro, trasparente, si annerisce completamente. Allora, se non era per il tuo. Un 6 e 2 vantaggi. Ok. No, allora. Non funziona, tieni, si è annerito proprio nella sua. Ah, ok, ci lavorerò meglio. Trovi la stazione sulla terza luna. Ok. Il terrore dalla terza luna, non era la sesta, quello del libro online. Meno male, ci ho già preso Artanis. A me le citazioni piacciono. A parte che questo gioco è tutta una citazione. Cioè, proprio è un'immensa citazione gigantesca. E riuscite con i vantaggi? Sì. A scaricare parte delle informazioni che vengono rilasciate da una sonda di prossimità che vi dà lo schema di struttura della nave, della base. Che era mezza crollata, però nella sua visione era mezza crollata, okay. Allora, e anche nella mia visione è mezza crollata, ok. E no, quelli sono appunti. Infatti stavo per leggerli come se fossero appunti sulla sinistra. C'è scritto: Sahar, chi ci prova, tappeto nello spazio. Sto finendo di catalogare i metalli. Metalli. Poi c'è scritto Botain. Allora, wow, sta stazione è gigantesca. È veramente enorme. Allora, ginormous. Sì, praticamente c'è questa cupola centrale che attorno a quello che sembra sulla superficie un intero impianto industriale, un grande, penso, ascensore che porta sotto a plurimi livelli, alcuni fatti ad alveare, altri che invece si dipanano con delle strade che probabilmente vanno fino a perdersi sotto la superficie. E ancora più giù abbiamo una specie di piccola, cioè due livelli differenti che sono due specie di piani di una specie di cittadella enorme. Ma sta roba qua è quando ti ha detto che lui pensava di passarci anni vite, cioè questo coso qua grosso così è tipo un piccolo quartiere di una città. Sì, madonna, cioè non esiste icone, mamma mia. Io ho modo, analizzando la pianta, di capire, dato quello che avevo visto quando avevo avuto la visione di lui,
In che livello potrebbe essere data, non so, i materiali, l'architettura, il, come si dice, il contesto in cui era. Perché magari, cosa ne so, cioè, boh, magari era pieno di piante, allora so che è il giardino botanico che serve per la ossigenazione. E magari il giardino botanico è da qualche parte specifica, cioè, posso provare a fare un tiro di boh, di calcio, di qualcosa per... No, avevi fatto... cos'era? Telecinesi la volta scorsa? No, telecinesi. Clairvoyance. Sì. Sì. Per concentrarti su quella persona che avevi visto l'immagine dello schedario, esatto. Ci puoi riprovare. Sai cosa faccio? Faccio di meglio. Uso Mindwalker, il primo potere che avevo appreso. Sì. Che mi permette di vedere e sentire tramite... Cioè, che, di sentire tramite i suoi sensi. Che magari è una roba più immediata, che mi permette di vedere tramite i suoi occhi, capire anche sulla base delle sensazioni di temperatura e tutto il resto dove potrebbe trovarsi. Sì. Ci può stare? Sì. Perché l'altro è una visione sempre un po'... Cioè, è descritta come una visione... Una specie di sogno che quindi è sempre interpretato. Mentre invece se uso Mindwalker vedo direttamente lui. Cioè vedo direttamente quello che vede lui e sente lui. Sì. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I miei soliti 8. No. Oh. Tiravi 10. Ah, è vero. Ho fatto... Un sacco di uni. Neanche un 6. Spingo. Quando conto più la spingi, tu spingi! Ok, uno, due successi e un vantaggio. Ok. Allora, col successo in più, vuoi farla durare di più il focus mentale sulla persona o preferisci notare un dettaglio in più, oltre a quello che ti dà già il vantaggio? Preferisco notare un dettaglio in più, perché potrebbe essere quello chiave. Ok. Allora, ti perdi nella tua mente, focalizzi una stanza principalmente fatta di metallo. Ok. Sei completamente... Strano. Senti anche una voce nell'etere che urla, Ariuna! Sei in... Non sapresti dire a che livello, però sai che sei nella parte scientifica della base. Più che altro che vedi sottostazione 3 su una parete. Ok. Ah, perfetto. Beh. Tu vedi poi che davanti a te c'è uno schermo di un computer che lui è riuscito a interfacciare in qualche maniera. Sta digitando su una tastiera. Tu vedi tutto in prima persona. Sì. Eh sì, perché vedi attraverso i suoi occhi. Mani. È Doom. Sta digitando e scorrendo dei codici di qualche genere che tu non conosci, non capisci. Certo. Però vedi sullo schermo una specie di creatura. E dai suoi pensieri e dalle sue emozioni, prima di tutto capisci che ha paura di questa cosa. Che è in scacco a causa di questa creatura che non riesce a uscire. Che è uno dei sistemi di difesa che si sono attivati. E che sta cercando di disabilitarlo, ma non riesce a tracciarlo. Ok, c'è anche un'immagine di questa creatura? No. Ok. Non è ben definita, vedi che... È un codice, tra virgolette. Sì, allora, vedi che c'è scritto creatura nel suo schermo tradotto, quindi creatura guardiana. Ok. E l'ha salvato così come cartella, come codice di programma. E la creatura è T4RR45Q... U4 no U3 scusa Terrask sì giriamo la nave e ce ne andiamo via è la risposta base per tutto esatto non siamo sopravvissuti come mercanti di informazioni così a lungo andando su navi con biovirus bioparco di no volevo dire era una B ho detto so che questa cosa potrebbe far arrabbiare un pochettino Ron ma vi devo chiedere un piccolo atto di fede per te punta la nave verso all'interfono di Sant'Ezzario dice per te sempre il nostro soggetto si trova nella sottosezione scientifica 3. Sta smanettando col sistema di sicurezza per cercare di
disabilitare una funzione di sicurezza che sembra una creatura, nome in codice T4RR45Q U3, non ho idea di cosa sia, ha molta paura di questa creatura e non sta riuscendo a disabilitarla. Domanda. Sì? Non abbiamo la minima idea dove sia la sottosezione 3. Abbiamo una pianta, quindi possiamo metterci a scavare per trovare dove sia. Ma dove possiamo atterrare comunque? Beh, la superficie è accessibile. Se... Dobbiamo andare con la Kajar? Sì. Beh, evidentemente. O su una luna che probabilmente non avrà atmosfera, possiamo entrare anche con la nave normale. No, perché non può atterrare la nave normale. No, deve stare in È come avere un elicottero senza avere i bracci sotto. No, più che l'eliporto, proprio i bracci sotto per atterrare. Ah, scusa, certo. È proprio sulla pancia dovresti atterrare. Quindi possiamo atterrare solamente su piattaforme apposite. No, possiamo stare in orbita. No, solo su piattaforma. No, su piattaforma. Ah, okay. La Neoptra Spaceport. Perché magari ti agganciano. Sì, sì. Ti agganciano. Ok. Arriva, magari potresti fare una... Sì. Capellona, hai detto? Capellona. Vai. Cosa devo fare? Andare a fare culo. No, guardare il... L'amore. Così che ci amiamo. Allora, alcuni piace. Se puoi cercare la sottosezione scientifica 3. La combinazione è 1. Allora, la fortuna viene a me. Allora, ora dovresti, tramite la sonda, cercare di criptare, di decifrare... La mappa del pappagallo. La mappa del pappagallo. Non è del pappagallo questa. Perché del pappagallo? Scusa, questa mappa dove l'abbiamo avuta? La sonda. Dal suo tiro. C'è una sonda teleporta che fa vedere la. Io pensavo che l'avesse data al pappagallo. No, il pappagallo è disperso nella nave. Pappagallo. No, ma probabilmente è stato sparato nello spazio da a un certo punto. Pappagallo. Ecco cos'era quel tacchino. Ecco perché c'era un cazzo di tacchino a bordo della nave. Il pappagallo al plasma. No, cos'è che era? Non era plasma. E quella batteria nera. Sì. È una vergogna il fatto che mi si attribuiscano cose non vere. Allora, tira ma con 3 dadi di difficoltà, quindi togliti 3 dadi. Perché devi bucare la rete. Ok. Oh, della base. Technology o datagene? Datagene. Quindi 3. Sì. E in pronuncia. 6, 6, 5. Oh. 6, 6, 5. Mm. Parkour! No, 4-3-3. Il parkour porta sfiga in questo gioco. No, spingi? No, ma. L'ultima volta ce n'era 17. Bene, allora devi tirare un dado a 6. Se fai 1 è fallimento critico. Vai un po'. Davvero? Sì. Sì. Incredibilità, Alice. No! Fortunatamente. Non l'ho mai fatto per ora. No, una volta io. Ok. Ho fatto calcoli che mi disse raro. Comunque la sottosezione 3 è sicuramente sotto la 2. Grazie Ilona per questa comunicazione. Sempre molto preziosa. Dovremmo scendere e poi andare a braccio. Beh, ma scusa. Al, prova a verificare dove si trova la sezione sottosezione 3 nella mappa che abbiamo recuperato. Sì signora. Io vorrei provare con calcio a capire. C'ho dove... meno 3 lui. No. Perché è intelligenza artificiale. Vabbè, giusto. Un successo. Allora, la sottosezione 3 sta sotto la parte che sembra un ombrello. Perché ci vedo. Ah. Molto sotto. Quindi molto sì, sotto. Quella è la zona scientifica. Il terzo livello è 1, 2, 3. Al, puoi anche dirci quale sia il posto più vicino con cui attraccare la Kajar? La superficie. Concordo, signore. Dobbiamo arrivare qua. E noi siamo? Nello spazio qua sopra. No, atterrando siamo lì dove c'è la cupola. Dove c'è la cupola. Il cupolone. Quindi dobbiamo scendere quante sezioni? 20? Tutte. Tutte meno una. Ok, sì. Spero vivamente ci sia un ascensore. Io porto a 0 la mia esperienza per fare 1, 2, 3, 4, 5, per prendere il sesto. No, il quinto. 1, 2. Basta prendere il potere, gli dai solo cose neri. C'è della paranoia. Il quinto potere mentale. Il quinto potere. Il quinto mystic power. Ok. Prendo artificiere. Ok. Ok.
Che quello che è quello che mi permette di conoscere, cioè di capire intuitivamente gli artefatti, gli artefatti arcani, dato che stiamo scendendo in una base fatta di artefatti. Ottimo. Potrebbe essere, senso, potrebbe essere risolutivo. Mi gonfierà di questi, però. Oh, finora sono stati utili. Oh, cos'è questo? Oh, cos'è questo? Oh, cos'è questo? E lui mi versa direttamente. Lui riversa i neri che ha appena messo nel sacchetto. È la vostra morte. È fatto per uccidere. Ha detto che a 100 è TPK. Io la metterei come regola, quando arrivi a 100 è total party kill. Comunque, il motore. Prima di fare qualcosa, dato che io ho di tecnologia 2, se mi fai guardare prima se capisco come funzionano le cose prima di spammare punti oscurità. No, ma io non, cioè, nel senso, sto assolutamente fermo e docile. Anche perché questo è un potere che si risveglia dentro di me, io non è che lo conosco. A un certo punto mi troverò davanti a una roba. Cazzo c'è? Aiuto. Signore, i miei sistemi di sicurezza stanno venendo violati. Stacca tutto. Non riesco a usare. Vai, muoviti. Posso provare a staccare la corrente della nave e. Il secchio d'acqua, Ho fatto 2-6. Non sei Homer alla centrale. No, ma tu non hai capito, perché è realistico. Il secchio d'acqua di Ron, essendo un esperto in tecnologia, è un secchio pieno d'acqua, ma sotto c'è un interruttore. Serve solo per coprirlo e nascondere. Lui mette la mano nel secchio d'acqua, tira l'interruttore che fa proprio il kill switch di Hal. Comunque ho fatto 2-6. Se riesco a rispondere. Allora, purtroppo ho fatto più successi di te, quindi non riesci a bloccare l'attacco, ma riesci a capire che cos'è. Sta resettando la memoria del computer e sta reinstallando il software al sistema originale. Porca merda. Ah, cacchio, sta facendo il reboot. Non voglio fare l'impressione di una stazione di fabbrica. Fermati. No, appunto, è questo il problema. Come cazzo fa una base degli antichi costruttori di portale a fare il reboot della vostra nave? Beh, è andato sulle opzioni, ripristina impostazioni di sistema. Sì, e vuol dire che il sistema era il loro. Ah, ok, beh, questo non è detto. Però in questo caso te lo stai dicendo che... vuol dire che è andato su, cioè, come dice, sulle impostazioni resetta, ma è detto usabilità. No, è quello che state capendo, che i codici non sono dell'orizzonte. Ah, no, certo. Sta facendo un ripristino sull'hardware della nave, sì, mandando il suo software che si adatta benissimo a questo hardware. Ah, ok, il suo software. Okay, okay. Sta installando Linux su un computer, su Windows. Questa cosa mi fa pensare. Quello che ti permette di capire quei due successi, sì, è che la nave molto probabilmente ha dei pezzi che vengono da lì. Dagli Da lì, senso, certo. Io sentendo questo corro nella sala comandi. Sentendo perché l'intercom era acceso, dici sì, vabbè, sì, senso. Io vado nella sala comandi. Sai che io non ci capisco molto di queste cose. Dov'è che sta avvenendo la... Dov'è il secchio? Qual è il sistema attaccato, quello principale? Te lo indico. Io vado lì e, essendo zero, completamente ignorante di tecnologia, vado lì, metto le mani e provo a fare stop. Oddio, bellissimo! Io stavo per fare una cosa simile adesso. Io posso staccare la corrente alla nave? Sì, puoi. Io intanto... magari se mi riesce ti do un vantaggio. Devi fare un tiro di tecnologia. Posso mettermi in competizione su questa gara? Io voglio fare un tiro di comando. Io voglio rovesciare una bottiglia di merda sui pannelli Ha due vantaggi. E farli friggere. Faccio il tiro di power. Lo rallento. Però. Lo rallenti, puoi rifare il tiro al prossimo turno. Okay. Faccio il tiro di power, uso il talismano. Cosa uso? Per buttare una bottiglia di corrente. Un successo. Survival. Sai. Successo. Sai science? Sì. Vai. Fantastico. Solo quando sei ubriaco, però. Infatti. Okay. Uno io. Un successo. Grande, un successo. Io voglio dare... Arrivo a tutti, Ok, io voglio fare un tiro di comando su Hal, che è magari completamente spento, magari invece si sta spegnendo. Si sta spegnendo. Ok, allora gli dico di interdire all'intelligenza artificiale della nave, quindi a se stesso, gli accessi a tutti i sistemi di controllo, in modo che li possiamo pilotare in manuale, okay, ma che lei non può decidere di pilotarsi da sola, per esempio. Ok? Tiro di comando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, prenditi un Dark Power perché ho usato un potere. Ah, sì. Ho fatto cagare.
Ne metto un altro? No, 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 ci ho provato. Ma 2-5. Ho fatto 2-5, sì, ho fatto 2 successi. No, cioè, no, due vantaggi. Ti posso dire una cosa? Sì. Fallo. Perché in questo, fallo. Questo modo qua fallo. 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 Ho fatto un 6. C'è. Ok, in questo modo e sì, ho e ormai 3 vantaggi, Allora, no, non sei Ron non è riuscito a spegnere la nave, ma è riuscito col vantaggio a togliere l'energia alle parti dei sistemi dei sensori per diminuire la ricettività dei sensori. Con il tiro di scienza sei riuscito a capire quali parti del programma potessero essere interfacciate tramite il suo contatto con i pannelli, che non sai che cazzo voglia fare, ma... Vuoi che non ci abbia l'impronta per accendere e togliere il blocco schermo? Tramite quella? No, stop. Aveva più senso il riconoscimento facciale a questo punto. Stop, dimentica. Dimmi una cosa, cosa vuoi che dimentichi? No, in realtà voglio usare lo stop come quando... Scusa, cosa vuoi che stoppi? Io voglio prendere reboot tempo, prendere o il tempo, download. Prendere tempo. Sì, però dimmi cosa vuoi che si interrompa, il download o il reboot? Il diffondersi del virus. O del in questo caso dell'upload che stanno facendo. Quindi l'upload. Sì. Io invece gli ho detto, negli ultimi momenti di vita che hai, fai in modo che tu, cioè che chiunque si sostituisca a te non abbia autorizzazioni per pilotare. No, tu hai fatto un successo. Cioè per pilotare, per comandare la nave. Tu cosa hai fatto? Un successo. Giustamente. No, no, lui è un PNG. Nice. Oh. Bello. Grande Al. Si è interrotto il collegamento. Il reboot però in parte è partito. Certo. Però visto che sta cercando di installare Windows su un sistema Linux ci metterà 2 giorni, quindi possiamo magari in tempo arrivare in tempo a... No, al contrario. Sta cercando, no, allora ci mette pochissimo. Linux. Però non riesce a cancellare la partizione di Windows. Esatto. È sempre un casino. Già. Riesce. Non c'ha la chiavetta USB, non ha flashato. Ah, tutto. Riesce a... La nave in qualche modo riesce a rispondere a scatto. Eric, portaci a terra immediatamente. Sistemi primari di interfaccia nave bloccati. Eric, portaci giù. Riavvimamento sistema. Il più veloce possibile, iniziamo ad andare. Vado a mettere dopo, in moto signore, la cacciare. La nave posso. Si spegne del tutto. Navigo a vista? Non abbiamo altro modo di navigare in questo momento. No. Io che so, ragazzi, di loro, chi è il secondo? Chi è il secondo dobbiamo pilota? Per forza andare con la Kajar. Beh, possiamo avvicinarci di brutto con questa. No, nessuno di voi è in grado di pilotare a parte anche è proprio spenta. Meglio spenta che è ma accompagnata, sì. Allora andiamo alla Kajar. Sì, esatto, Eric. Era quello che intendevo. Io corro verso la Kajar e inizio a preparare prepararla per la partenza in attesa che arrivi Eric, che speriamo che la Kajar non faccia Kajar. Salute. Io passo la roba più importante, tipo qualche provvista, roba del genere, al mozzo dicendo inizia ad andare sulla Kajar. Il mozzo nell'hangar. Quando arriva nell'hangar inizia a passargli la roba. Vi suona il mozzo, chiama attraverso l'interfono. Che cazzo sta succedendo? Non c'è più. Carica, carica la nave, carica con quello che riusciamo. Va bene. Io faccio un canale preferenziale solo con l'hangar e in disparte dico: se hai bisogno, fai spazio tra i vestiti di Samad. Non c'è più niente. Non c'è più niente. Ho un vestito. Non l'ha presi dalla nave. No, li ha buttati fuori tutti. Ma aveva saccheggiato la. Ah, sì, li ha buttati fuori. No, no, Al ha sparato alla guardaroba pensando fosse una cassa. Io ti dico. Cioè, nel senso, ti aiuto. Cioè, nel senso, ti dico: dimmi cosa devi fare. Dimmi cosa devo fare. Ti do uno scatolone di roba e dico: vai. Io ho da prendere tutte le armi possibili e immaginabili che mi posso portare appresso. Tu hai comprato tutti gli equipaggiamenti del mondo, mi ricordo. Già. Saremo tipo schiacciati uno contro l'altro così dentro la navetta. Io prendo la carabina. No, la navetta comunque ci possono viaggiare fino a 10 persone. Ok. Come però avevamo... Stile autobus però. Cioè con i sedili. Vabbè, non abbiamo più neanche dentro niente. Quindi. Appunto. Adesso sono diventati 20 posti. E come mi passa il manuale che guardo la carabina Vulcan? Potrebbe servirmi questa volta. Sì, potrebbe servirmi. Se poi tu imparassi anche a usarla. La carabina Vulcan. Sarebbe meglio. Con due dagiti. È da quando hai 15 anni. Però che anche non sei la in grado di usare. La Dura Sword e le Dura Claws. Io saluto le mie scorte. Che dura. Allora. Ciao. Papà torna presto. E poi mi vado allo sciatto.
Pensavo di prendere le borracce. No, sicuramente, come, sicuramente. Come talebano. In quel popò di base chissà cosa trovo. No, ma poi nella Kajar ci sono almeno 10 scomparti segreti. Esatto. Assolutamente. Più un fantastico bagno. E tra l'altro tutto l'alcol è tenuto nelle bustine, quelle del flebo. Esatto. Perché sono io penso di aver portato dei medikit. Esatto. Le apri c'è la bottiglia di rum. Esatto. Le sacche d'alluminio dell'acqua sono piene di coriolone. Esatto. Ron, perché questi medici delle siringhe sono tutte piene? Non ti preoccupare. Esatto. Non ti preoccupare, zero, sono terapie di ultimo, di ultima generazione. Certo, di un tacchino. Il tacchino innanzitutto è salvo, grazie a me. È cotto a puntino. Giusto, il pappagallo, vado a prendere il pappagallo. È una bomba antimateria. Potrebbe vero. Sempre servire. È vero, lo attiviamo, diamo la password sbagliata e lo lanciamo. Sì, 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 è da tenere in considerazione l'eventualità. È una bomba volante. Quindi... Sì, infatti vado a prenderlo perché... È una bomba drone praticamente. Dice, la parola d'ordine è sto cazzo. Lo prendi, vola verso di lui. Lo lanci contro un tizio. È come il piccione di Worms. Sì. Oh, grande. Allora. Va bene, siamo sulla Kajar. Allora. Siete sulla Kajar. Arrivate con difficoltà alla Kajar perché senza gravità non ci siete tanto abituati. Soprattutto zero. Parkour! No, 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 no. Non voleva essere. No. No. Se picchi la testa, vieni tirato qua. Tre successi e un vantaggio. Uh-huh. Spendo due successi e un vantaggio solo per farlo sembrare che fa bruttissimo ai miei compagni. Vabbè. Per farli smettere di dubitare. Non smetteremo mai. Lo vedete zizzagare sì. E capriolare in tutti gli angoli e vi sorpassa la grande. Viene. Parkour. Dicendo parkour. Certo, parkour. Lui l'ha imparato, ogni lui angolo. L'ha imparato così purtroppo, quindi è idiosincrasia. Bene. Arrivata alla Kajar, salite sulla nave, vi portate dietro quello che vi potete portare dietro, quindi se vi viene in mente altro a portarlo... Armi, 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 armi. Il pappagallo me lo segno sulla scheda così siamo sicuri di averlo. Beh. Io ho anche le pillole, le good berries. Quindi sì, quelle le, sì, che ti fanno mangiare ma che devi bere anche perché sennò una muori. Cifra, sì. Ma difatti c'ho il convertitore di umidità. Di umidità. Io ho una manciata di talismano. Ok. E c'ho la maschera filtro. E l'exotuta. Salite sulla Kajar. E come aprite l'hangar? Infatti io tengo l'exotuta, ci avevo già pensato, mi metto l'exotuta e dico, voi uscite, io mi lancerò e vi raggiungo, in qualche modo, non so come. Eric, cerca di non bruciare il nostro Ron, per piacere. Allora. Essere sicuramente suicidi. Come vi ho detto l'altra volta... Io ho fatto solo una manovra di decollo. Beh, innanzitutto io non corro come un forsennato contro gli No, ti ci lanci proprio stasera. Carta canta, cioè meno male che c'era il testimone, sennò sarei stato ancora interdetto dai comandi, da un capitano iniquo. Bagli tecnologici per aprire l'hangar della nave. Hai un bonus di 2 perché è per quello che io seguo Samad, perché è il più saggio di tutti, non si fida di Eric, quindi... Grande. Poi l'ho indebitato io a quanto pare Samad, quindi un po' mi sento in colpa. L'apri. Non tanto perché mi hai tolto l'amore della vita. No. Che non... probabilmente tornerà a ucciderci. Che peraltro è il cattivo, sì, esatto. Non è l'amore della tua vita. Stavo cercando di trattenerti. Questo è vero. Depressurizzi l'hangar in maniera opportuna. Ti tarpava le ali dalla tua grandezza. La nave viene puntata verso il pianeta e favorisci l'uscita. Oltre a questo... Riesci anche a usare l'ultima decompressione per uscire alla stessa velocità della nave e pareggiarti. Sì, anche perché io ho dato un colpetto d'aria. Difatti, quando è mollato lei e hai comprato la nave, mollato la nave perché era lui, è in quel momento che ha iniziato a volare. Oh. Con Eric però. Quindi... Esatto. Perché devi spegnere così? No, Eric accende, altro che spegne. Esatto. Persone però Bene, adesso mi fai una prova di destrezza per esatto. Posso aiutarlo? Cioè pilotando fai una prova di pilot maniera per favorire sì, fai una prova di pilot sono
diciamo. E va, gli va. Do fuoco. 5. Fumble, fumble. 3, 8. Prendo 5. Piccione arrosto nello spazio. Esatto. Mi lancio con un tappeto, così se caso mi chiudo di Posso fare una domanda stupida? Sì. Se sei su una nave spaziale, sì, e apri il finestrino, che succede? Vieni risucchiato. Vieni risucchiato fuori. Con quanta forza? Cioè, anda. Se il finestrino è così, diventi una polpetta, sì, di carne, sì, o vieni solo sbattuto finché non ti si spezzano piano puoi piano? Puoi diventare una polpetta di carne o soffocare. Te lo ricordi? Scusa, il buchino della nave? Esatto. Che differenza c'è fra sbattersi nella portiera e diventare una polpetta e spezzarti tutte le ossa? No, che nel senso che ti tira, mi sembra che lì ci sbatti e piano piano ti inizia a spezzare le ossa, oppure proprio polpetta? No, quello dipende dal livello di compressione. La prima che hai detto, secondo me. Quindi se io fossi legata a una sedia, sì, e apro il finestrino, cioè ci metto un bel po' a morire, il tempo che l'aria esce, tutto il casino. Sì, esatto, okay. Il tempo che l'aria esce. E poi soffochi e congelamento. Sì, sì, sì. Era Alien 3 che la bestia ibrida alien umano veniva sparata contro la paratia e poi... Sì, ma non penso che io prenderei Alien 4 come base di... come funzionano le cose scientifiche. Ma come no? Cioè, a un certo punto uno dice dobbiamo allestire 3 o 4 lanciafiamme. Perfetto. Sapete che ho scoperto che c'è anche nel libro? Quando ho letto il libro, cioè ho detto che battuta di merda nel film. Poi ho letto il libro e c'è scritto nel libro. Lui ha già fatto quello. Mi dà? Bene. No, lui era per vedere se sì. Io ho fatto successo. La nave. Okay. Voglio vedere il tuo Sono tiro. Sono perfettamente a tuo agio. E io ti dico, Eric, è fantastico. Quando io ricordo sei. Dexterity è così poco. Hai solo agility? Ho solo agility. Non mi è mai servito niente. Ho fatto un altro vantaggio, però. E nessun fumble. Meno male. Però non è neanche successo. Sei perfettamente allineato con la parte del portellone e senti. Stunk. E lui che. Non ha urlato parkour. La nave sta facendo una leggera inclinazione che non poteva succedere. C'è fuori Ron che sta andando alla deriva. Vai. Io provo, non c'è manovra di recupero per buttare qualcosa velocemente al di fuori, perché deve essere tutta una cosa stagna, con parti stagni. Deve aprire il portellone. Cioè, non ho un modo io per dargli la super l'ipercorda in qualche modo. Puoi fare parte. Io ho l'ipercorda. No, dovresti centrarla fuori. Tutto... Dovresti aprire il portellone. Puoi farlo. Io lo vedo lui, dietro. Io sono così che sta girando. Ma lo vedo dietro, alla nave? Sì. Quindi se io faccio una retromarcia e gli do un colpo per ributtarlo dentro l'hangar, posso fare canestro? Stai giocando a baseball con un uomo. Sì. Vuole provare. Voglio provare perché là è più facile raccoglierlo e aprire il portellone dentro l'hangar. Aperto. Cioè è più facile ributtare. Sì, Zero, però nel frattempo ti fa una domanda, quindi vediamo quanto influisce sul tuo pilotare, perché ti sto distraendo probabilmente. E dice, ma perché sei partito? Non potevamo, una volta che hai aperto le porte, farlo entrare sulla nave? No, perché lui ha aperto per farci uscire. Noi aspettavamo dentro l'hangar, apriamo il portellone, lui entrava e lo chiudevi. Era depressurizzato lo stesso. Sì, ma non doveva lanciarsi cercando di attaccarsi alla nave al volo. Concordo. Tu mi hai detto che partivi. È un po' tardi per pensarci adesso. Se riesci a ributtarlo nell'hangar, puoi tornare indietro, parcheggiare e farlo salire con calma. Eccotelo, ti è. Due successi. Caput. Due successi e un vantaggio. Quindi lo riposiziono anche bene senza che si faccia male. Quindi, stavi dicendo, siamo nell'hangar e dobbiamo farlo salire. Facciamo salire Ron. Ok, vieni Ron! Senza bruciarlo, Grazie per aver aperto il portellone. Sì, perché te hai appena preso una scafata nello con il vetro dell'ex, tu ti hai incrinato tipo schermo del cellulare. Per fortuna ne abbiamo due. Ma non ci metti niente a ripararlo. Però l'ho colpito sul metallo, neanche sul... Sono dentro. Possiamo partire? Adesso camera di decompressione, entri dentro. Eric, siamo tutti? Mi pare di sì. Siamo tutti. Quindi possiamo partire. Come fai? Scusa, una domanda. Come fai a sapere che siamo tutti? Non lo so. Quindi l'hai detto così solo a caso? No, ho contato io che siamo tutti. Siamo tutti. No, ma di te mi fido che sappia contare. Il mozzo c'è. Beh, molto che deve essere uno dei primi che sia salito. Sì, dai, abbiamo un mozzo. Deve essere uno dei primi che è salito perché stava caricando la roba. Però sarebbe stato bello. Fuori. C'era dentro.
Non ti preoccupare. Gli dico al mozzo: non ti preoccupare. Ogni tanto, spesso anzi, vedrai scene come queste, ma siamo ancora vivi dopo almeno 10 anni che giriamo insieme. Incredibilmente. Noi 5. Ah, è vero, è Rob? No, come si chiamava? Bob. Bob. Chi è Bob? È Bob è il membro della sua equipaggio che è morto. Nessuno parla di Bob. Nessuno parla di Bob. È suicidato. È solo un altro. Robert Paulsen. Sì, uno dei molti suicidi che accadono attorno solo a... Solo a vedere il diario di bordo, in realtà se abbiamo cambiato 25 persone. Quindi, posso partire? Ne scegliamo tutti che si chiamano Bob, per poter dire tranne Bob. Noi gli diamo un nuovo nome perché ovviamente è un nuovo membro. Tu ti chiami Bob. Esatto. È come Kenny di South Park. Esatto. Io mi giro verso il mozzo. Vero Bob? Vero. D'ora in poi ci riferiremo a te come Bob. No, mi chiamo Javid, signore. No, no, Bob. È già stato registrato sul possiamo diario. Possiamo partire? Conto, la nave è disabilitata, non c'è nessun diario di morto. No, l'avevo sono ancora già registrato Javid, prima. Alti risponde solo se dice qui Bob. Cane, signore. Però adesso è spento. Sì, possiamo andare. Tra l'altro, io pensavo fosse una donna, figuratevi. Sì, io lo tenevo più. Spenta, scusa, sì, giusto, spenta, ovviamente. Giusto, beh, secondo me è più un loro. Un loro, sì. Ti senti bene? Beh, oddio. Sei stato meglio. Ho avuto giorni migliori. Ma che ha fatto vantaggio, non ti ha fatto i danni di uno scafo. Perché altrimenti. Ma secondo me Eric è così fine che ha fatto proprio da fermo, ha fatto... No, no, Eric è un pilotone. E l'ha toccata per... tipo l'ha spinta, ha fatto... Sì. Si è girato in tempo, poi ha acceso il propulsore di manovra opposto per quelli rallentare e dati... Ti ha spinto col propulsore di manovra. Bene, andiamo a affrontare 750 livelli di un posto pericolosissimo. Ron, perché sei d'accordo con questa cosa? Mi stupisce. Può ripagare il debito. No, allora... A me del mi stupisce comunque, vedi appunto. Interessa veramente molto poco. Quello che spero di trovare qua dentro è qualche cosa che mi permetta di arrivare a quella persona che ho giurato di uccidere e che è il motivo per cui ho giurato di non uccidere nessun altro nel frattempo. Sarebbe anche il caso che cominciassi a condividere questi tuoi obiettivi con noi. Potremmo esserti d'aiuto. Dopo aver visto la mia vita passarmi davanti... Seriamente? No, hai visto la vorrei, vorrei fare chiarezza su il mio voto di non uccidere nessuno. Di cui già abbiamo avuto modo nei giorni scorsi di parlare. Non ce n'è bisogno, ma se pensi che possa essere utile. Diciamo che potrebbe mettere in prospettiva alcune cose. Io non ho giurato di non uccidere nessuno per motivi religiosi, per motivi morali o per motivi di pentimento personale. Ho solo giurato a una persona in punto di morte che la successiva persona a cui avrei fatto pagare con la sua vita è qualcuno che sto cercando e che non ho ancora trovato. Dato che questa persona a me era molto cara, non voglio infrangere questo giuramento che ho fatto in punto di morte a lei. Tu in punto di morte? No, lei. Beh, Una motivazione valida, mi sembra una motivazione molto valida. Se noi torniamo interi da qui, so che probabilmente la mia proposta non riuscirà a scalfire il tuo scetticismo, ma forse la tua fame di arrivare al tuo obiettivo sì. Se tu potessi darmi qualche informazione sulla persona che stai cercando, proprio come io ho trovato senza nessun genere di mezzo tecnologico nello spazio profondo la persona che stiamo andando a recuperare, potrei trovare anche il tuo bersaglio. Questo potere ti sarà molto utile quando sarai grande e dovrai fermare coloro che ti vanno contro. Potremmo trovarli e poi non ti preoccupare, ci penserò io. So come funzionano queste cose mentali. Se voi siete convinti che funzioni, funzionano, ma io non sono convinto che funzionino. Non funzionerà mai con me. A te decidere di renderti la vita più difficile. Io ti ho dato l'opportunità. La persona che cerco si chiama Shariar. E a te è un nome che dice qualche cosa, Samad. Ma tu non lo sai. Io, Ron, non lo so, ma io, Claudio, lo so. Shariar non era quello del prequel? Sì. Che era? Era il picchiatore, quello che ci aveva tenuto indietro, cioè quello che ci aveva... quello che aveva... Oddio. Che in teoria è morto. In teoria è morto. Per quanto ne sa Samad. È un nome molto comune? No.
In teoria era morto quando ci è venuto a cercare dove c'era Talil. Io ho sparato, io gli ho fatto sparare. Anche Totò Rina è un nome comune, ma è Totò Rina. Sì, certo. Io guardo Samad ma non dico niente. Io quando Ron parla e dice cose della sua vita dico... Non me lo ricordo. E vado via. Una cosa, ti do una descrizione a te, Eric, della persona che stiamo andando a prendere. Sì. Questo nello specifico sarebbe meglio evitarsi di suicidarsi. L'hai messo in cassaforte, me lo racconti. No, dico una cosa molto importante. Con molto importante intendo che è vitale che rimanga sano. Stiamo andando a salvarlo. Eric, ti rendi conto di quanto è inutile questa cazzo di cosa possa essere se invece che salvarlo lo uccidiamo, vero? Se non si uccide lui. Se lui si crede anche un medico, potrebbe intendere di salvarlo. Medico? Quale medico? Nessun medico. Facciamo così, Eric. Sei interdetto da fare qualsiasi cosa a riguardo di quella persona. Staci semplicemente molto lontano. Non con i propulsori della nave, staci lontano, d'accordo? Tieni semplicemente a debita distanza da lui. L'hai detto tu. Suicida qualsiasi altra cosa stia attorno a te, tranne lui e noi. L'hai detto tu. Ron, giusto per sapere, in caso dovessimo trovarsi in qualche zona del genere, di stare più attenti. Sai per caso da dove viene questo? Sì, da un pianeta chiamato Dabaran. Staremo attenti allora. Cercherò di documentarmi. Beh, andiamo. Aspetto risultati a questo punto. Sì. E vado oltre. Allora io il nero. Guardando fisso. Io il nero lo do dopo. Io il nero lo do dopo perché se lui è vivo io lo posso trovare. Giusto. Però il nero lo do dopo perché ne ha già abbastanza. Quindi aspetto dopo che abbiamo finito questa missione. Io, eh. No, nel senso... Me lo ricordo, l'ho ascoltato due volte il podcast. Dai, va bene. Ne parliamo poi. Se io uso Mindwalker e lui è vivo, lo trovo. E certo. A meno che non sia protetto in qualche modo. Se ha l'elmetto di Magneto. Allora posso trovare Magneto, perché lui non ce l'ha l'elmetto. E chiederlo a lui dove è l'Ariane. Chi ti ha inculato nel Esatto. Ok. Bene, voi siete sulla Kajar e scendete per andare sulla Luna. Sì. Da che parte volete atterrare? Quella della... La più comoda. Quella della cupola principale. Perché la cupola principale è quella che ci permette di scendere in linea diretta verso il coso ombrello. La sottosezione 3. Ci sarà un hangar. La bella corporation, oddio no. Esatto, ci sarà un hangar di attracco, no lì? C'è un hangar di attracco, sembra. Qua di fianco, sì. Ilona, puoi controllare se anche questa nave è soggetta? No, dalla planimetria, la parte in alto a destra, quella piana, sì. No, se Eric la osserva e sembra una piana di attracco per le navicelle. Infatti questa qua, c'è qualcosa che sta... cercando di controllarla, di resettarla, solo che qua non abbiamo Al che ci può avvisare. Posso provare a controllare se stiamo avendo un attacco o un controllo a distanza. Su questa nave? Su questa nave. Dato di Gin. Sì. Ho fatto solo un vantaggio. Ron. Allora, scusa. Fin tanto che non ci sono canali di comunicazione aperti e questa nave è, diciamo, tecnologia vecchia, sì. Non pensi che ci sia possibilità di un attacco. E io quello stavo pensando. E io pensavo che tecnologia nuova fosse al sicuro. Sì, no, ma nel senso ha poche... Ma la tecnologia nuova potrebbe essere così vecchia da essere molto avanzata perché è dei costruttori di portali. Sì. Non ce la siamo portati Tiny dalla Terra. Wobbly. Esatto. No, era già qua. Non ce la siamo portata dalla Terra qui. Quindi hai presente Ritorno al Futuro 3? Mm-hmm. Che per far rifunzionare la macchina mette sopra i circuitoni con le valvole enormi. Così. L'idea è quella. La macchina è moderna. Il circuitone con la valvola è un adattamento per riparare un pezzo di circuito. Poi mi viene da dire che Al non la poteva pilotare da remoto la Kajar. Quindi probabilmente non è pilotabile da remoto perché non ha la tecnologia per, cioè, no, non ha la tecnologia per farlo. Non è l'uomo da 6 milioni di dollari. Quello non è... abbiamo la tecnologia per farlo. Esatto, quello è Eric. Quindi
Mi stavi dicendo qualcosa? No, niente, stavo proprio per dirti se c'era qualche genere di interfaccia di controllo remoto, se potevamo smontarla prima di atterrare, perché però non c'è, quindi tanto meglio. No, non costava così tanto questa navetta. Lo so, era la mia cabina di lusso, mi bastava quello. D'accordo, scendiamo, una volta che siamo giù, beh, dai, gli ordini sono semplici, sapete cosa fare meglio di me. Guardate Eric. Facciamo il contrario. Esatto. E se lasciamo qua il mozzo a guardare Eric? No, vabbè. Torniamo senza mozzo. E soprattutto Eric ci seguirà. Piuttosto lasciamo qui il mozzo a guardare la casa. Ah, certo, sì. Molto meglio. Bob, tu dovrai guardare la Kajar. Mentre noi andiamo, non vogliamo metterti in pericolo. Va bene, signore. Non so assolutamente sparare io. Bob. Beh, provviste le hai, chiudi il portellone finché non torniamo noi. Anche perché esatto. La protezione del senza volto funziona solo secondo noi cinque, a quanto abbiamo visto negli anni passati. Senti lui che deglutisce in maniera... Non l'ho detto a bassa voce, solo a Samantha. Ah, ok. Deglutisce comunque perché si caca addosso. Ci penso io a chiuderlo dentro. Dico Bob, non so cosa dirti. Niente, diceva Bob. Ah, non ho sentito. Vabbè, fa niente. Bob, se ci fossero problemi, dovessi essere ferito in qualche modo, non usare quello che c'è nei medikit. Ok, signore, vabbè. Vedi che apre un medikit e... c'è qualcosa di frizzante. Esatto. Bravo, hai capito come si usano. Potresti entrargli in simpatia. Se gli entri in simpatia e non gli rubi troppo alcol, potresti sopravvivere. Potrebbe decidere di non suicidarti. Scusate, ho una domanda. Qual è la tua domanda? Chi potrebbe aver... Cioè, secondo voi, io non ne so molto di queste cose, ma l'attacco che abbiamo... che ha ricevuto Al è stato molto immediato e distruttivo. Non sono un grande esperto di tecnologia, ma se qui ci sono cose potenti... Non hai detto che i sistemi di difesa della base sono attivi? Sì, certo, la mia domanda è, secondo voi può essere una cosa automatizzata dal sistema di difesa o deve essere stato qualcuno? Probabilmente l'intelligenza artificiale. Si è attivato anche questo T4RR4 5Q3, probabilmente avrà attivato anche altre difese come attacchi virus o... Infatti eviterei il più possibile di usare i comunicatori qua dentro. Non potrò far saltare nessuno. E io lascio l'exotuta sulla nave perché non sappiamo chi ci tenga d'occhio e come ci tenga d'occhio qua dentro in queste cose. D'accordo. L'exotuta sulla nave, se dovesse servirti sottoterra? Sottoterra non si sente lo spazio. Beh, però io ti posso non c'è. Io ti posso dare la mia tuta ambientale. Non porterei, lascerei qua il più tecnologia possibile. D'accordo. Io questa è molto poco tecnologica, la maschera, quella filtrante. Vabbè, la maschera ci sta. Però lascerei più cose tecnologiche possibili perché... La spada, quegli artigli li aggancio dietro. È vero che Al magari aveva un rapporto particolare con la tecnologia di questa base. Però non abbiamo idea di che cosa potrebbe succedere. Se prendono possesso dell'exotuta mentre ce l'abbiamo indosso e ci scaricano la corrente in corpo... Certo. Raviolo di Ron. No, non è il caso. Violo. Le armi, tipo questa, tipo la carabina? La carabina portala, anche se non sei capace a usarla. Questo è un altro discorso, ma io sono... Forse siamo atterrati? Sì, siete in prossimità dell'hangar. Chiedo, controllare l'una se c'è atmosfera, se si può andare così free. C'è atmosfera, devo fare... Beh, se non c'è atmosfera... Più che altro ci sono due porte dell'hangar chiuse. Riusciamo ad aprirle? Dovete controllare dal remoto i portelloni dell'hangar. Oppure ci affidiamo all'exotuta sperando che io non venga fritto dall'intelligenza artificiale. Prima cosa, guarda se c'è atmosfera, almeno possiamo andare lì a vedere. Beh, ma ce l'avrà lui. No? Per ora siete sulla superficie lunare. Direi che era un bagno. Beh sì, se non c'è atmosfera basta il vecchio Romagna. Che crea l'atmosfera. Crea un'atmosfera. Il controllo dell'aprire il portellone o l'ossigeno?
Allora, l'antico Burbari andava recuperato sulla superficie, esatto, della luna. Serve un tiro di science. Beh, ma io penso che c'è l'atmosfera, se non si vede l'atmosfera. Ciò ti marci a recuperare Burbari. Come vedi l'atmosfera? Va bene, tiro science. Appunto. Dammi, perché questa, no, no, questa, io, questa io, via, c'è il liceo flinspastico. Ho fatto tre vantaggi. Sai come si fa? Allora, mentre fai così non sembra ridicola, per qualche strano. Quando ti ho fatto la domanda, ti hai cominciato a fare così. Sì. Poi ti sei ricordata che non puoi fare così dentro la nave per sentire, allora, fuori. Sicuramente. Zero la segue, fa. E senti il sistema vento di ventolazione della... di fianco alla bocchetta. C'è un sacco, no, di vento qui fuori. Sicuramente so cosa si calcola l'atmosfera. L'ex tutta della salute, mettila. Vedo che le mie cure stanno cominciando a fare effetto sulla sua, no, e lui ha vaporizzato, no, nel sistema, esatto, di ariazione della grappa. Certo. Vabbè, allora so per che fa, capire se c'è l'atmosfera. Ciao, buttiamo fuori Eric. Ciao. Ma lui respira alcol. Sembra è lui che emette atmosfera. Alcol. Esatto, io sono come le piante per... Dai, non perdiamo tempo! Tira science tu. Ok, perfetto. Lui. Lui. È il nostro scienziato, capisci che è il nostro scienziato Eric Lassard? Abbiamo volato per 10 anni con lui e siamo tutti vivi, perché non li abbiamo giocati, ma forse per quello. Finora non ho sbagliato una manovra. Allora, all'esterno della luna... Mm-hmm. C'è pochissima atmosfera. Ok. La gravità è intorno allo 0,1 g. Ok. Quindi se fate un salto, oui, troppo energetico, andate, okay, fuori l'orbita, okay, del pianeta. Parkour! Mega parkour! Nello spazio. Final parkour! Più che altro avverti che ci sarà, sono, facile scappare. Con l'exo tutto addosso, ancora. Più che altro avverti che ci sono delle particolari onde gravitoniche, mm-hmm, che provengono dal pianeta principale. Ah, ok. Ok. Perché ti sembrano delle onde di collassamento. Urca. Quindi è un pianeta destinato o a diventare una stella, okay, che non ha ricevuto abbastanza massa per diventare una stella. Ok. O qualcuno sta facendo qualcosa da qualche parte o all'interno del pianeta, c'è qualcosa che provoca queste onde gravitazionali. Ok. Che sembrano molto simili a quelle di una pulsar. Bene. Forse è così che nasce un portale. Forse è così che dobbiamo fare in fretta. Comunque, sicuramente fuori non c'è atmosfera. Fare in fretta a fare che? A fare quello che dobbiamo non fare. Non me lo ricordo. Salvare Gurbani. Salvare quello lì. Parare una lingua che dovresti riuscire a comprendere pienamente. Sono un sacco di soldi se lo riportiamo vivo, un sacco di soldi. Va bene. Sì, okay, ma preoccupiamoci prima del fatto che fuori non c'è l'atmosfera, noi abbiamo due tute exo, quindi dovremo fare, sai come il giochino, porta due pecore, torna indietro con tre, porta in avanti altre due. Mi è appena venuta in mente la scena bellissima, che quando Homer trova $20 sotto il divano. A me non... a me se ti faccio quei soldi? Con i soldi puoi comprare molto alcol. A me basta la tuta ambientale. Poca atmosfera, la tuta ambientale. A me basta, basta che aprite quel portellone. No. Perché senza l'apertura, no, di quel portellone non andiamo da nessuna parte. La tuta parte ambientale ti protegge da delle temperature estreme. Ah, io mi ricordavo. Da delle condizioni di svantaggiose, ma no, dall'assenza di atmosfera. Io mi ricordavo che mi dava un pochettino di respiro. Un pochettino. Nel senso che lo filtra. Esatto, no, al massimo può filtrare. Il problema è che qua se espiri, ti espiri anche i polmoni. Certo, fuori. Certo. Allora, abbiamo due tute. Dovremo fare avanti e indietro. Qualcuno che fa avanti e indietro con una tuta. Ragazzi, finché non siamo tutti fuori. Ma se non aprite il portellone, ma per aprire lo prendiamo il portellone devo uscire con l'exo tuton. Sì, ma basta che esca uno, non c'è bisogno di fare capra cavolo lupo cavolo capra lupo e cosa cazzo stavo dicendo. Vabbè. Beh, ti seguo io per primo. Dobbiamo, grazie, fare per forza così. Vabbè, ma scusa, ma tutte le persone che vivono su questo pianeta devono fare stare... Ma che cazzo serve su questo pianeta? È una luna, non è un pianeta. È una luna abbandonata, il sistema d'amore non c'è nessuno. Ho capito, ma qualcuno avrà costruito sta roba. E sì, dentro si respirerà, fuori no.
Quindi dobbiamo aprire il portellone. Però vedi che questa cupola era all'interno di un cratere. Infatti questo portellone non l'avreste mai visto se non aveste consultato la pappa. Posso, se abbiamo praticamente sei, posso venirti a dare la mano. Dentro un sistema di montagne dove c'è questa cupola. Sì, ma le risorse, le, tutte le cose che si devono portare per portare cibo alla persona. Come cacchio fai? C'erano un ingresso secondario magari. No, questo è l'ingresso principale. O magari avevano le tute. O c'era un ingresso merci. O magari non mangiavano, bevevano e basta. Poi da qua non vedete la cupola ancora. Prima di conoscerti ti avrei detto che è impossibile. Ma penso di aver imparato qualcosa. Andiamo. Uno di voi venga. Io. Adesso non tu sei inutile. Tutti. Infatti per quello che venga portato per primo, vi aspetto. Ma io gli posso dare una mano se c'è bisogno di fare forza per aprire le porte. D'accordo, vai prima tu. Vado io con l'altro tiro. Va bene. Oh, questo è il tiro di dexterity? Sì. Parkour. Per? Non vengo proprio scalciato via nello spazio. Provo io con parkour. No. È così che volò. Via. Hai parecchio difficoltà a muoverti. Vediamo, perché ricordati che anche l'ex Ringalluzzi, bravo. C'è. Pustolinata, io facevo un successo. Io ho un successo e due vantaggi. I due vantaggi mi do uno slancio un po' più alto, supero Ron e che sta probabilmente andando un po' troppo l'alto e lo spingo verso il basso. Figa, ho due vantaggi io, due vantaggi lui. Va bene. Io ho anche un successo, Va bene, diciamo che ti eri sparato con un rampino per terra per avere un punto di ancoraggio. Beh, io sono talmente abile che so che con un 0-1 di gravità, se metto una certa potenza nel salto, sì, ci metto tanto a tornare giù. Comunque torni giù. Sì. Ma sì, beh. Una poi ho suggerito il rampino che era il vantaggio. Fidati, perché a livello fisico non tornava. E se incontri un altro corpo con un'altra forza che va verso l'alto, perché mi hai detto che lui aveva sbagliato, andava troppo in alto, e te vai verso l'alto, non c'hai un punto di spinta opposto per ritornare sulla superficie. Quantomeno potevi fare così su Ronda spingendo in alto. No, però se io gli do una botta per farlo scendere giù, io mi spingo un po' più in alto. Se te dai una botta per buttare lui giù, tu vai nell'orbita. Ma io uso le onde concentriche. Quindi lo spingo. Fidati, il rampino torna. Lo spingo più giù che io vado su. Ti sei ancorato alla nave del punto di ritorno. Vorrei far notare che le teorie scientifiche che stanno circolando sono ben peggio di quelle che avrei potuto partorire io. Guarda che onde concentriche che esistono. Ah, sì. C'è gente che è in grado di colpire una rana e spaccare il sasso sotto, certo, senza fare danni alla rana. Come no? Infatti. Si chiama Splinter. Non mi ricordo più come si chiamava. Tizio, il maestro di giù. Zeppelin. È bravo. Va bene. Comunque, riesci a riportarlo sul terreno. Zaguardo. Sfrutti la corda ancorata alla nave. Non so fare. C'ho stop. Oh mio Dio. Posso fare non farlo world! Adesso. Non farlo adesso. Che il tempo si fermi. Riusi poi la nave per ridarti una spinta e vai andiamo avanti in verticale e finisci davanti al portellone che non era tanto lontano dalla nave. E poi assisto a Ron in quello che mi chiede di fare. Più un dado. Su questo sono bravo. Tre successi, due vantaggi. Allora, c'è il sentiero. Pic! Con la carta di credito. In mezzo. Era un tiro difficile e ci sei riuscito. La grossa difficoltà era riuscirti a interfacciare con il sistema. E era una cosa che... Però hai fatto la vecchia maniera. Hai staccato due cavi a Han Solo. Hai collegato... Ho sparato al portellone, si è aperto. Miracolosamente. E siete riusciti. Il vantaggio è che sei riuscito a attivare il sistema di teleguida. Quindi l'hangar riconosce la nave come una nave ospite in ingresso. Quindi non dobbiamo fare avanti. Però hai liberato il KR4 K3N. No, non sono svantaggi. E bizzi. Sì, non devi fare niente, tu ti sdrai la nave. Oh. Non sai come portarla verso l'interno. Come lo sta guidando quelle cose dei bambini. Esatto. Il volante per i bambini. Il volante per i bambini con la macchinina. Esatto. E si sente nell'interfono. C'è anche le palline. La mucca fa. Gioca con gli animali della fattoria. Il cavallo fa. Ragazzi, basta. Ok. C'è una specie di forza che vi attira all'interno.
si può fare un tipo è camminabile l'hangar questo certo. ingresso? Sì, no, voglio capire più che altro se ci frena o se ci fa schiantare. Io vado, cerco di la nave, immagino che vada piano per attraccare, no? Sì. Non ho capito un cazzo. Quindi io voglio provare. Allora, non sai se la nave prima o poi si fermerà. Ragazzi, io, potremmo io andare dritti. Corro avanti dritto, anticipando la nave di un bel po' di metri. E fai stop? No, dopo che ho anticipato la nave di un po' di metri, provo a vedere se l'allenamento che ho fatto sul mio potere in questo periodo funziona. Faccio stop, dimenticatemi, e divento invisibile. Ok, tira. Per fare un po' di ha preso un potere che non c'è. Un successo, quindi si attiva il potere. E poi ti faccio infiltration. Mi diventa invisibile la nave. Eh sì, ce l'ho fatta. Ah. Grande. Due successi per 20 per 30 minuti. I am invincible. Due successi? 20 minuti. Beh, 10 di base se mi ha attivato il potere. Vabbè, sì, certo, giusto. Ragazzi, io non ho il controllo della nave. Io procedo, se riesco, se è molto lungo, oh, alcune 50 quindi potrebbe andare dritta. Possiamo ancorarla in qualche modo? Cioè, non abbiamo un'ancora di qualche genere? Se corro sono più veloce. L'hangar è lungo almeno 2-3 km. Che ne so, lanciare una cassa legata alla nave, la facciamo strisciare e magari la ferma. Una cassa? Eh. Potremmo lanciare Bob? No. Proseguite, signore! Io... Posso collegarmi Bob, dall'exotuta? Assicura con la corda qualcosa e no. Buttala, e cioè nel senso e lasciala. Ma signore, non c'è atmosfera qui fuori, se apre il portellone verrà risucchiata fuori. Se è legata alla nave? L'atmosfera non posso legarla alla nave. Giusto, una volta che è entrata la nave io provo a chiudere il portellone, almeno... Il portellone si richiude in automatico. Ah, ok. Io sto correndo cercando di stare davanti alla nave. Sì, in caso se incontro qualche pericolo, beh, la nave viaggia a una ventina di chilometri orari. Anche perché zero è completamente scomparso. Lo sapevo che dovevo comprare che dovevo prendere telecinesi invece che artificiere, fa niente. Ma no, cazzo, telecinesi su una nave. Sta andando a traccare. A 0-1G, magari basta per dare una spintarella. Allora, ma adesso c'è il raggio traente. Non avere meno gravità non vuol dire che devi impiegare forza su una massa così grossa. Oh, beh, c'è, ho capito cosa intendi. Ti vedi quanta accelerazione in è giunto il momento di dimostrare il tuo valore e anche sì. Il tuo attaccamento a questo equipaggio. No, non mi attacco a sedile, signore. Cosa cavolo mi chiedi di fare? Meno la gravità, meno un oggetto peso. Avanti, buttati fuori e trascina la nave al contrario. Non confondere peso con massa. Ma tramite i sensori si riesce a capire se la stazione sta cercando di comunicare con noi? Prova. Oh, cazzo. No, perché? Sì. che donna, vai. Oh, questo sì che è un gran tiro. Bel cazzo. E tira di nuovo il D6. Certo, tira il D6. Ha fatto due. Io proseguo lungo la parete tenendomi attaccato alla parete. Benvenuti nella Robomafia. Esatto. No, non riesce a interfacciare i sistemi della nave. C'è qualche messaggio che sta cercando di entrare, però... Benvenuti. No, non è che... è che non riesce a codificare l'onda portante, non capisci il cazzo di sistema. Per capirsi è come quando con Star Trek gli mandavano i messaggi con le onde radio dalla Terra, che diciamo, il cazzo li usa più. Certo. Quanta accelerazione abbiamo accumulato? Cioè, quanto stiamo andando veloci? 20 km orari. Costante? Sì. Costante. Allora, cazzo, 20 km orari vuol dire che se tocchiamo ci facciamo male. Certo. Siete tipo 100 tonnellate. Se il muro è solido. Io infatti non sono tanto dell'idea di correre avanti alla nave. Scusami, tu prima avevi detto qualcosa, ma... Io vado avanti lentamente tenendomi vicino alla parete perché così non vengo sbalzato in giro a caso. Allora, tu stai camminando dentro l'hangar? Sì, io non mi lancio come senti zero. Che la gravità è normale. Ah, ok. È 1G. E allora cammino tranquillo. Lui ha cominciato a correre, se ne è accorto immediatamente, non sarebbe riuscito quindi a correre così. Se non ci fosse gravità. Quindi faremo beh, certo. Senza gravità non riuscite a correre. Beh, ma io facevo parkour nel tunnel della nave. Assolutamente. Vadino pure. La nave per me continua ad andare, se nessuno... Ma perché c'è un raggio traente? Non so, siete proiettati in avanti, non c'è un raggio traente.
Vabbè, ma no, non vedete raggi. I nostri motori non sono accesi. Non sono accesi. Quindi ma con osservazione si riesce a capire che questo qua è semplicemente un passaggio di parcheggio perché ci porta. Sì, sì, è come la pista d'atterraggio dell'aereo. Sì, beh, dai, sono tranquilla, aspetto. Cioè, io sono agitato. Meno contento di farmi 2 chilometri a piedi. E io non posso fare molto, quindi aspetto. Vabbè, io scusa, ma faccio propulsione al contrario a un certo punto. Cioè, lo puoi fare. Se vedo che la parete si avvicina troppo... Lo puoi fare. Cerco di modi. Con un successo equilibri la forza. Se vuoi poi muoverti, devi spingere sul reattore. Eccoli qua. Un successo e 3 vantaggi. Allora, i 3 vantaggi ti permettono di ritirare immediatamente e di convogliare tutta l'energia che ti necessita al reattore in più. Mm-hmm. Quindi aggiungerai 3 dadi in più. Mm-hmm. Il tiro di technology che però qualcuno dovrà fare per non sovraccaricare il reattore, che tu sai questa cosa che succede, faccio. Avrà un bonus di 3. Ok. Io non ci sono, quindi lui è fuori. Vado io, faccio io. Ok, quindi quanto al technology, se vuole tirare lui, se io vuole tirare. Sì, sì, io tiro. Ok, io tiro. Tiri. Ah, ok, tiro lo stesso. Okay. Hai un più 3 al tiro. Anche un successo e 3 anche vantaggi. Tu, anche tu hai un più 3. Okay. Hai dato 3 punti bonus. Un successo, 3 vantaggi. 2 successi e 3 vantaggi. Comincia a tornare indietro. Tu tira technology. Col più 3. Col più 3. Ho fatto. Andato. Successo, 2 vantaggi. Allora, la nave subisce 2 danni. Questa cosa non sta facendo invece di 3. Questa cosa non sta facendo molto bene la nave. No, vedete che se la stai tenendo, se la puoi tenere stanziale, non possiamo e arrivare fino all'hangar, fino all'interno dell'hangar e poi tenerla ferma. Va bene. Ok. Allora rimollo e faccio andare verso la fine dell'hangar. Ok. Resto pronto però se vedo che la velocità è troppa a fine hangar a tirare manette indietro per non farla schiantare contro il fondo dell'hangar. In caso ha un'arma questa nave, ha l'autocannon. Possiamo farci esplodere. C'è il pappagallo. È vero, c'è sempre il pappagallo. Ah, alleluia. Comunque tu vedi che dovrai riparare la nave. Perché abbiamo fatto male. Le abbiamo fatto male. Tanto poi ci penserò. Esatto. Prima o poi finiscono i pezzi di ricambio. Quindi continuate a viaggiare piano piano. Comunque sulla luna puoi sollevare cose più pesanti. Certo che li puoi sollevare. Però spiegazione di base: energia cinetica, un mezzo massa per velocità al quadrato, ok? Sì. Non dipende dalla gravità. Se vuoi spostare un oggetto di 1 metro al secondo, quindi di 3 chilometri orari, grazie. Okay. Di 3 chilometri orari, devi agire sulla sua massa. Se la sua massa è 1 tonnellata. Ti serve tantissima energia. Mi serve meno forza per farle. Per sollevarla. No, quella è la forza peso. Posso sollevare. Quella è la forza peso. Lui intende telecinesi. La nave sta andando in orizzontale. Se vuole frenarla, non pesa di meno. Se volesse sollevarla, però, è più facile. È più facile, sì, perché non c'è nessuna forza che la sta trattenendo ad andare in verticale. Certo. È per quello che quando sei nello spazio dai il buffetto di aria e questo ti sposta. Esatto. Poi ci sarebbe anche l'inerzia, ma lasciamo perdere. E beh, ovviamente, sì. Stiamo perdendo Gianni. E anche qualche ascoltatore. Oh, mamma mia. No, rimanete, fine fisico. Ah, bellissimo, però sono in grande difficoltà. La nave continua ad andare avanti. A un certo punto vira sulla destra. Ok, fa da solo. Allora. E comincia a scendere. Ma io che ero avanti. Abbiamo distrutto la nave per niente. Io che ero avanti. Sì. Il tunnel anche di vera sulla destra o continua anche dritto e la nave dirà? No, la nave è un enorme campo da calcio, fecondo, è un enorme rettangolo. Vedi che sui lati ci sono dei bracci che si pensi siano per ancorarsi. È un po' come quando sei andato a Coriolis. Okay. Sì, allora io guardo, mentre la nave sta andando ad ancorarsi, guardo se c'è un posto dove poi, una volta scesi dalla nave, dovremmo andare. E mi avvicino a quello. C'è un enorme ferro di cavallo struttura su questo rettangolo, a metà dell'altezza dell'angolo. Allora inizio ad andare verso di là senza correre. Sì. Per andare a vedere cosa c'è e in caso fare d'avanguardia e aspettare loro che arrivino. Ci sono delle scale che ti permettono di salire dai piani bassi.
e poi una porta per entrare nell'edificio. Però loro si attraccano al sistema più alto, sono a un livello superiore, perché i bracci della nave, dell'ancoraggio, sono più in alto. Ok. Qui la gravità è piena? È uno. Io infatti sto correndo per posso fare qualche salto per arrivare al secondo livello? Puoi provare a fare qualcuno. Sui bracci, parkour. Con l'exotuta. È un meno due. Va bene. È un meno 2 l'exotuta. È dexterity parkour, giusto? Abbiamo sempre tirato dexterity. Dexterity, sì. Ok. Meno, se strength, non è meno, meno 2. Beh, come attribute, cioè nel senso, penso che gli dovremmo dare l'attributo parkour. Direttamente. Il dexterity sì, sì, è diventato parkour. Parkour! Un vantaggio. Un vantaggio è che non mi schianto con la faccia sul braccio meccanico. Sono d'accordo. Però a questo punto perdo la voglia e vado a salire per le scale. Vai sulle scale e c'è una porta. Prova ad aprirla. Ok. È una normale porta a scorrimento. Appena arrivi davanti alla forza cellula ti permette. Anche se sono invisibile. E sei invisibile agli altri, non sei invisibile all'elettronica. Boh, non lo so, non l'ho mai usato. Si apre la fotocellula. Ok. Io sto correndo da solo nel corridoio. Tu stai finendo la corsa e dove vai? Verso la nave o vai dove il puntino di zero no, si sta? Zero non mi vede. Ma scherzo, è vero, sì. Zero è sparito da 5 minuti. Sì, sì, non percepite zero. No, io salgo e cerco di arrivare da sopra a dove probabilmente attraccano loro. Beh, se vedo la porta che si apre... Vabbè, sì, lì in fondo vedi... Vado verso la porta pensando che si sia aperta per me. Sì, senti una porta che si apre, la vedi a metà altezza, mentre la nave si sta finendo di ancorare sotto il braccio. Esatto, vedi un fumo che esce dai motori. Tra l'altro pensi che ci sia qualche glitch, perché tu vedi la porta che fa... E poi si richiude perché sono passato oltre. Che fotocellula di merda questi antichi. Beh, quindi si vado anche verso la porta. Ok. Tu lo aspetti o continui ad andare? Io non l'ho visto lui perché ho iniziato a correre. Giusto. Cerco per arrivare dove sono loro. Esplori un po' l'edificio, trovi delle scale che vanno ancora verso l'alto. E che faccio una prova di orientamento? È una prova di survival per vedere se non ti perdi. Questa me l'ha chiesta. Bravo. Volevo fallirlo e perdermi. No, ma tu con pochi dadi ricordati che vai alla grande. È vero, non devi tirarne 48, se ne tiri 2 fai. Quindi sei sono successo. Fortissimo a Gattai. Eh sì, esatto. Faccio l'agganciamento sempre. Venite a giocare Gattai a Modena. Bravi. Ma solo dopo il primo giro di iniziativa. Eh sì. Prima le prendi. Giusto. Voi nella nave? Bob, è giunto il momento di immolarti per la causa. Esci e vedi se si respira. Signore, ma non può controllare tramite il computer. Esatto. Non controlliamo col computer. Era science, vero? Tu cerchi. Ho fatto un 6. Finalmente hai imparato come funziona un'atmosfera. Peccato che sono molto più bravo sulla tecnologia. Adesso faccio così anch'io. Sei spastico. 9 sotto la dose di alcol, giornaletta. Tra l'altro ricordati, tu hai la mia droga che ti ho dato. Certo, la bind è qua in tasca. Drag. È qua in tasca. C'è ossigeno. C'è ossigeno. Azoto. L'atmosfera corretta per respirare. Eric si può respirare, pensa. Oh, sì, ma muori oppure... Cioè, nel senso... Cioè... No, si può respirare ossigeno, sì. Fantastico. Solo quello? Neanche del sario. No, no, beh, c'è cioè ossigeno e anche un sacco di azoto liquido. Esatto. L'aria respirabile. È balsamico, dici? Sì. Nel senso che diventi... Metti la sciarpa. Esatto. È pensante. Beh, scendiamo. Ciao, Ron. Oggi non è giornata. No, penso che Eric abbia fatto qualche danno alla nave. Non vi posso lasciare da soli 5 minuti. 5 minuti! Non lo so, abbiamo cercato di andare contro un raggio, una specie di raggio traente e ci siamo, si è danneggiato. Abbiamo fatto un test di resistenza per valutare se la nave era in grado di farci scappare in caso di trappola, uffa! Ah! Ha cercato di suicidare la nave, diciamo. Allora. No. Beh, salgo a vedere se i danni sono
grossi e importanti. Beh, due danni alla nave, la nostra nave quanti ne ha? Tipo tre, quella P, tre, due danni su tre. Praticamente ha fatto così esplodere la navetta. Vabbè, datemi del tempo, mi metto a sistemare la nave. No, aspetta, ora, aspetta, aspetta, dove è finito Zero? Che cazzo ne so? Come posso cazzo farti ne so? Una proposta? Poi magari boccia tranquillamente. Visto che però pensavo fosse hai messo che le cose tecnologiche mi vedono lo stesso. Può essere a questo punto che la gente non ti nota, tipo loro probabilmente neanche si domandano troppo dove è Zero. Ah, allora niente, come ho detto, non ho fatto questa domanda. Io la pensavo più... Ti ricordi quando Claudio ha giocato l'attivista inglese a Urban Heroes? Che la gente non lo notava. Cioè, non... Sì, non a distanza però. Nel senso, la gente se non manchi nel gruppo si ricorda di te. Ah, ok. Però non ti vedono... però sei in mezzo a... Però magari si ricorda di me se c'è una cosa pericolosa, se stanno chiacchierando di loro, magari non gli viene sì, in mente. Sì, no, se stanno chiacchierando normalmente, no. Ma non so, a me può venire in mente dove è Zero, siamo tutti quattro da lui. Ma in una base nemica che ti non manchi dal gruppo all'appello. Però ovviamente sei lì di fianco a noi. Sì, sì, esatto. Sì, niente, io esco, cioè nel senso io esco e faccio Zero! Zero! Se, non lo so, io provo perché sto facendo dei test, prendo una monetina e la tiro in aria. E poi la riprendo. Dove cazzo è finito? Tu senti del rumore metallico, ma non vedi niente. Potrebbe dobbiamo essere... trovare Zero, ma dobbiamo anche riparare la nave perché non sappiamo quanto velocemente dovremo scappare da qua. È meglio ripararla adesso? Sì, 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 sono d'accordo. Il fatto è che se l'hanno preso e non ci siamo accorti... Dobbiamo sfilargli qualcosa di dosso. Perché ho appena provato che... Quello è d'esterno. No, ho appena provato che se tiro una cosa che c'avevo io... Non la notano. No. E se la riprendo. Voglio provare invece a sfidare qualcosa a lui. Cioè, se fai del lieve rumore non ti notano, sì. Ok, ma hanno visto la monetina in aria? No. Quindi provo a sfidare qualcosa a lui per vedere i limiti del mio potere. 5. Hai un bonus di più 2 perché non ti nota. Un successo. Ha tirato due dadi e ha funzionato. Hai visto? Vedi, un successo. Ah, no, è un vantaggio. Detto. Un successo e un vantaggio. E col vantaggio voglio provare a capire. Sia dimmi cosa succede questo, e poi ti dico cosa voglio provare a capire di extra. Te l'ho detto. Okay. Cosa gli vuoi sfidare? La cintura. No, no, una cosa semplice. Niente. Tipo. Beh, avevo. C'avrei qualcosa. Avevo il comunicatore. Che è un palmare praticamente. Sì, provo a sfilargli dalla tasca il comunicatore. Io te lo sfido. E io... prova a fare così di fianco a lui. E io intanto ti faccio per prendere il comunicatore per chiamare Zero. Vedi che lui si gira. Dove cazzo ho messo il comunicatore? Ma adesso che sta guardando, io provo a senza darla a metterglielo più o meno davanti per vedere se lo vede. Ecco, stai pensando intenzionalmente che lo deve vedere. Cioè, ti sembra assurdo? No, voglio provare a capire se lo vede. Se io prendo un oggetto, è invisibile con me. No. Tu vedi, vede un comunicatore. Comincia a girarti perché ora stai facendo la cosa, certo, in maniera troppo palese. Ti desti un attimo, vedi il comunicatore davanti a te e accanto a te c'è Zero. Dove cazzo è finito? Mi hai fatto prendere un colpo. Sto facendo delle prove. Ah, questo l'avevo perso? No. L'avevo lasciato sulla nave? No. Me lo dimentico spesso? No, non ti preoccupare, non è importante. No. Stop, dimentica. È giusto di prendere un punto scuro. Io intanto ho fatto un successo e due vantaggi per riparare la nave. Allora, un successo ci riesci, due vantaggi ci metti la metà del tempo. Per il primo danno. L'Eric kit, tira fuori il kit del costruttore. Danni da Eric. Ah, ecco, il vantaggio che ho fatto, volevo provare a capire. Adesso lo dico, se faccio qualcosa di eclatante vicino a lui mi nota. Un'ora e mezza per riparare la nave. Mi nota se faccio qualcosa di eclatante. Tipo sì, vicino a lui. Sì, se fa qualcosa di eclatante. Col vantaggio, se io gli avessi tirato la monetina... Sì, ok, perfetto. Beh. Comunque, dopo un'ora e mezza finisco di riparare i vostri danni. È stato Bob. Tradotto, capisci che devi essere concentrato a non fare. E non devo fare anche cose che mi fanno notare. Beh. No, vabbè, volevo saperlo. Beh. Cioè, io Roberto l'ho intuito, Zero no. Io mi offro, cioè, nel senso, in quel momento, periodo lì, mi offro di darti una mano. Evidentemente non potrei essere molto d'aiuto, però ho fatto qua. Passami la brugola. Io cos'è una brugola? Chiave inglese. Questa. Mettermi in contatto con la nave. Vai. Cioè con la nave, con la base. Con la base. In quest'ora e mezza posso però non avete ricevuto il minimo segnale. Ho fatto un 6
e brava, un vantaggio. Grande. Oh, alla fine sei riuscita a connettere i sistemi della nave. Sì. Che invece di essere un sistema cifrato a 10 cifre è a 8 cifre. I numeri vanno da 0 a 8. Che è strano. Sì, è un sistema matematico stranissimo. Non ci sono di 8 qui. Si, si vedono gli alieni con 4 dita. È un bambino. 1, 2, 3, 4, 6, no, 5, 5, 6, 7, 8. Bravo. Ah, abbiamo imparato la tabellina principale. Ok, ma si riesce a, a comunicare? Sì, hai dovuto mettere un algoritmo di decifrazione e facendolo masticare un po' al computer riesce a, a tradurre il sistema. Diceva semplicemente benvenuti nella base di Amura. Ok, quindi vabbè, il nome è questo. Il nome è questo, il nome è Amura, è come il sistema. E rilassatevi, verrete condotti alla vostra destinazione. Ok, ho decifrato quello che ci stava dicendo, diceva rilassatevi, e ci porterà a destinazione. Fantastico, io per intanto in questa oretta e mezza sono riuscito a, sono riuscito a magari trovare, può sembrare una stupidata, ma una piantina o qualche corrispondenza o quantomeno capire se ci sono se c'è della segnaletica. No, perché stai aiutando me. Giusto. Però lo posso fare io, sempre tramite la nave, a vedere allora se ci sono delle informazioni tipo... Ah, per avere informazioni da questo ufficio... Inutile. Lo fai dalla nave? Per avere informazioni clicca qui. Lo farei dalla nave, perché è più facile da comunicare. Se vedo che con la nave non è fattibile, provo a vedere se c'è qualcosa. C'è un principe di Coriolis che ti vuole dare 5 milioni di birr, perché esatto, non ne potete nemmeno i suoi conti. Però bisogna che mi dai 100 birr per... per aprire il conto di phishing. Mamma mia, provo. Sì, bello. Tra l'altro questi sono avanzati, quindi le cose di phishing c'è il video del tizio che ti parla e ti risponde come se fosse una persona vera ma è registrato. Assolutamente. Allora ho un vantaggio e nient'altro. Allora dalla nave non ci riesci perché okay, dovresti faticare tantissimo per creare un punto di collegamento. Okay, e... sì sì, devi provare all'interno della base. Che beh, ci saranno degli schermi di comunicazione, degli schermi informativi. Ce ne sono nella zona dove siamo, che è tipo il parcheggio, è tipo l'hangar. Parkour, sì, hai detto? Parkour! No, vedi, come funziona, ha fatto 4-6. Lui su un dito in questo momento. Devo dire su parkour. Sta facendo le flessioni. Esatto. Sugli indici in verticale. Vabbè, trovo la colonnina delle informazioni. Il totem. Il totem. Il totem. Un pannello, trovi un pannello con la wifi. Ricordati che dobbiamo cercare la sezione 3, quella sì, bio... sotto sezione 3. Sì. La UTC, se dice la UTC noi ce ne andiamo da qua. E due vantaggi. Allora, anche se dice energia argent ce ne abbiamo. Sembra l'inizio di Dead Space, non so perché ma mi sto cacando sotto. Un saldatore a me, un saldatore. Trovi un sistema che ti etichetta le zone della nave. Oh. Ce l'ho fissa, quindi chiamare la nave. Con della base. Okay. Quindi ricevi qualche informazione in più. E noi siamo qui. No, esatto. Siamo qui. Solo a scendere siamo, 600 metri in profondità. Allora, bene. Ammazzare centinaia di zombie. Allora, quello che capisci è che la prima parte della stazione, quella più in alto, è un po' il centro abitativo, sì, perché non essendoci fuori atmosfera è impossibile costruire un sistema abitativo, a meno che non lo facessi sotto la cupola, ma la cupola ti fa vedere che è danneggiata, che è spezzata, che fuori ci sono state delle esplosioni, che la linea principale di energia che veniva da qualche sistema è stata interrotta, sì, ma riparata in qualche modo. Okay. Però ti fa vedere che ci sono vari malfunzionamenti su questa linea di energia. Okay. Come se chi l'avesse riparata non sapesse bene cosa. Non c'è un ascensore riparatissimo che ci porta giù. Non solo c'è un ascensore, c'è una cosa all'interno della base, della base scientifica collegata all'hangar che vi porta direttamente sotto in quello che ho chiamato City Life, per capirsi, sì, che è il centro. No, cioè, no. Le vie minerarie, dici? C'è una cosa chiamata teletrasporto. Ah, dove? Qua, piattaforma di teletrasporto. Ah, ok. Teletrasporto.
Non mi fiderei a fare. No, assolutamente zero. Non c'è altri modi per andare. Cioè, teletrasportiamo solo lui. No. Parkour! Il parkour avanti. E si teletrasporta un piede. Zero, zero ha appena deciso. Robè ha appena deciso che zero è teletrasporto fobico. Perché ha visto la mosca. Non sai cos'è? Ha visto la mosca da piccolo. Non sapete che cos'è. Beh, ma qualcuno ne parlerà in fiction o in cose varie. Nella fiction. Ci sarà fiction. Se... Science fiction. Sì, ha visto quindi fattiva. Solo la teoria del teletrasporto pensa che ha visto la mosca che da piccolo. Ti distrugga l'anima. Si chiama Ancient Friends. C'è la fantascienza nella fantascienza. Beh, sì. Se non hanno ancora inventato il teletrasporto, cioè sicuro. Era la mosca che lui si fondeva con la mosca, sì. Perché c'era il teletrasporto, sì, sì. C'erano le capsule di teletrasporto, c'era una mosca bellissimo. In una e lui nell'altra e si fondevano. Sì, gran film, proprio. Era bellissimo. Mi ricordo quando vomitava e si mangiava. Perché tutto. Devi fare il buono di te? Che schifo. Sì, assomigliava a Eric. Era un bel film per i tempi. Ma il primo o il remake? No, il primo. No, il primo. Quello il primo. Con... Il remake orrendo. Come si chiama il tizio? Dolph, sì, no. Morte, Jeff Goldblum. È il remake quello? No, quello è l'originale. Ah, ok, io quello ho visto. Sì, sì, no, io mi riferivo... C'è anche il remake. Il remake, sì, da quando? È orrendo. Ma recente? No, non l'ho mai visto. Comunque, continuando, sì. Tramite questa specie di piattaforma di teletrasporto che non capite bene come funziona... Io vi aspetto con Bob. L'unica, Samadre, perché Samadre l'unica è trovare un modo di uscire fuori. Io potrei capire che è quella mini cupola. Questa. Mini cupola. Questa. Sì. Ma... Perché è collegata alla parte degli hangar. Ok. Entrare nella cupola grande e scendere giù per i mega ascensori. Ah, ok, ma è più fattibile questa cosa. Ma per lui che ha paura. No, ma quando lei sta pensando questa cosa, io sto già pensando. Là, io rimango qui. Ovviamente Samad senza di me non va. E sto già pensando al modo migliore per dargli una botta in testa, caricarmelo in spalla, portarlo giù a piedi e fargli dimentica. Hai visto che c'è degli ascensori. Ok. Ma quello che mi chiedo è questo: sì? Questo hangar non ci sono altre navi? No. Sembra che qualcuno l'abbia lasciata in fretta e furia. C'è qualche rimasuglio di. Qualcuno che è passato. Sei riuscita a connetterti? Sì, c'è una mappa. Scusa, hai preso dalla connessione. Puoi vedere se c'è un diario. Sì. Non un diario, un log di navi. Un secondo. Sì. Non c'è nessun'altra nave? Infatti, non c'è nessun'altra nave. E no. Il tizio che stiamo cercando, come ci è arrivato qua? E magari non è entrato magari qui, non è penso mai ci sarà. Via. No, ma poi ci sono un milione. Probabilmente ci sono altre decine di ingressi. Però come è fatta la dalla mappa non direi. Non ma soprattutto proprio. Cosa bevono? Beh, ci avranno un riciclo al 100% magari. Di pipì? Di qualsiasi cosa. Beh, quell'area lì indico la City Life, sono negozi. Oh. Puoi controllare se c'è un registro magari. Vedi che accanto alle City Life c'è anche i centri abitativi. Okay. Magari ci saranno anche dei campi. Vuoi provare a vedere sì. Se c'è qualche registro delle navi partite, arrivate? Provo a fare e vedere se si vede da lì, se si riesce dal... Sì, fammi una frase intera perché ho perso il pezzo iniziale. Se dal pannello si può vedere che c'è un registro delle navi arrivate e andate. Prova. Allora. Due no, vantaggi. No, non c'è qua. Però sì. Capisci che se vai da qualche parte, tipo una stazione di comando, okay, che hai visto che c'è nella mappa. Prova una potresti. Cosa, probabilmente non funzionerà se questo posto è avanzatissimo. Sì. Ma prova a vedere, visto che probabilmente non puoi vedere un registro delle navi, prova a vedere quanti posti liberi parcheggio ci sono. Di parcheggio, beh, vediamo. Su quanti. Vediamo ma magari non è solo sono. Questo l'ingresso di parcheggio. Ragazzi. 3-4 km questo posto è largo 2 km, quindi... Sì, ma se sì, ci no. Dice il coso, ci sono disponibili 750 parcheggi su 750... Scusa, 749 parcheggi... È tutto vuoto tranne il vostro posto. Non okay. È un centro commerciale questo. Ragazzi, sì. Questa mappa già da sola dice un bel po' di cose. Al di là del fatto che qua c'era praticamente un'intera città e c'erano centro cittadino, laboratorio minerario, tunnel minerari, acceleratori piccoli, ci sono cose che dovremmo tenere in considerazione. Un laboratorio metallurgico di produzione manufatti. La camera di sviluppo armamenti, il laboratorio delle armi avanzate. Interessante. Ok,
una camera evolutiva, non so cosa possa voler dire. Non voglio sapere cosa. E le gabbie e container degli esperimenti biomutagenici. Beh, mi sembra che possiamo tornare sulla nave. Cosa vanno a parlare di Medichirurgi? Perché la risposta base. Cosa vogliono dire quelle parole? Medichirurgi? No, te lo dico se vuoi. Tecnologie bioevoluzione. Cosa vuoi sapere? Beh, se la cosa tipo di bioevoluzione è anche una cosa dove magari viene chiamata così, dove studiano gli umaniti. Oltre ai mutagenici c'è anche scritto biorobo. Biorobo? No, biorobo. Sì, c'è una tiglia. No, c'è biorobo. Ah, manca una tiglia. Okay, quasi una bestemmia. È ancora peggio. Biorobo. È ancora peggio di quello che poteva sembrare. Però si sta parlando di... Cioè, il laboratorio quello che dell'evoluzione. Camera evolutiva, per esempio. Può essere una cosa dove magari vengono studiati gli umaniti? Allora, tu sai che gli umaniti sono specie autoctone di certi pianeti. Quindi a cosa serve un laboratorio del genere? Boh. E quello ti sto chiedendo. Un medichirurgi lo posso sapere o è una cosa... No, e puoi ipotizzare, non è che puoi sapere. Puoi ipotizzare con la conoscenza che hai. Allora, che vuol dire camera di evoluzione? L'uomo inizialmente era una scimmia... Col passare degli anni l'evoluzione l'ha portata a essere l'uomo sapiens. Camere di ingegneria genetica. Di sviluppo di... No, ingegneria genetica non è evoluzione. Di accelerazione di evoluzione. Esatto. Better robot. Cioè ingegneria genetica... Per fanno l'ingegnere col calamare... Ci parla... esatto. Cioè a me robè la cosa mi viene in mente su una cosa di accelerazione di evoluzione che non abbia a che fare con ingegneria genetica è tipo un posto dove il tempo passa in meno e fanno passare... 6.000 secoli la camera dello spazio del dello spazio sì. No, no, qui siamo a Coriolis dello spazio e fanno passare 6.000 secoli del tempo e non del vuoto. Se invece sono loro che trasformano le scimmie in umani è per forza ingegneria genetica. No, non necessariamente. Anche perché sotto c'è il biomutageno. Allora, di sto gabbie, caso. Esperimenti, container, biomutagenici. Che quella è sicuramente ingegneria genetica. Ultima ingegneria genetica. Abbiamo mutazioni. In questo sistema c'era una nave. Detto che sia ingegneria genetica. In questo sistema abbiamo assistito delle navi che erano state esposte a dei virus che infettavano gli organismi, cioè cibernetici. Qui ci sono delle camere di collisione magnetobiologiche. Camere di collisione magnetobiologiche. Capisci? Quella roba lì non è ingegneria genetica, è un'altra roba quella ancora. Quella sì. Non è detto che sia... mutanti è molto probabile. Allora, queste cose sono i piani più bassi. Sotto di noi, allora, se noi dobbiamo arrivare al laboratorio scientifico, appena sotto di noi ci sono le gabbie e le camere di collisione magnetobiologica, appena sopra di noi ci sono c'è il reattore, c'è e sopra di noi ci sono gli armamenti avanzati. Ah, io stavo per fare la domanda a Ron se aveva senso andare avanti, poi però penso al fatto che la talisman è spenta e quindi non abbiamo modo di andarcene da qui. Dobbiamo perlomeno trovare il computer per spegnere... Oh, per assurdo la Qajar è più veloce della talisman. Sì, ma non ci possiamo fare viaggi di mesi sulla Qajar. Ragazzi... E non possiamo passare attraverso un portale perché impazziamo senza le camere di stasi. Ultimo, ma non meno importante, la persona che dobbiamo salvare... Il salto. È uno studioso che ha passato anni della sua vita a studiare la base. Quindi è contaminato. Allora, io, a parte che potrebbe già essere troppo tardi, però continuo a dire che fine ha fatto la sua nave. Esiste veramente sta persona? Magari è esiste. La nave, se lui è venuto con la nave, ipotesi banale, lui è venuto con la nave è stata infettata e se n'è andata chissà dove. Ah, ma poi dopo anni qua dentro da solo ha sviluppato tendenze. Questa persona esiste perché io poco sì, fa... Sì, perfetto. Io mi sto preoccupando della nave. Se la sua nave ha preso e se n'è andata via, noi restiamo bloccati qua su questa luna di merda dispersi nello spazio, nel tempo e nel nulla. E possiamo spegnerla del tutto la Qajar? In modo che nulla possa accenderla all'esterno? Rob. Ron, che cazzo c'entra Rob? Rob, Ron, tra esatto. Ron e Bob. Ron, perché siamo quasi morti. Ron, la risposta è semplice, hai appena finito di ripararla, rompila in un modo in cui tu la possa riparare, così non si muove da qui, fino a quando non torniamo. Stacca il connettore dell'hard disk. Avrò bisogno di un po' d'aiuto perché dovremo... smontare dei pezzi del motore in maniera... Vengo io. Hai due mani e nessuna competenza. Sono assolutamente critico nel fare queste cose. Dove posso aiutarti? Deve essere imparabile. Bob, dove sei? Bob, dimmi di se vuoi.
E mentre vado a cercare Bob, finisce questa puntata di Fumble. Perché non voglio vedere che cosa succede dopo questa cosa. Dai, fate solo sto tiro, come se magari viene bruttissimo ci racconta lui cosa succede la prossima volta. No, lo scopriremo all'inizio. Come i vecchi fumble a fine sessione, dai. Ma io non lo faccio fumble a fine ho sessione. Ho fatto trasmissione. No, no, aspetta, tu cosa fai sulla nave? Voglio smontare almeno un pezzo del reattore. Che sia poi motore. Facile per lui da rimontare. Un pezzo indispensabile perché poi non può... Anche che non sia facilissimo. Facciamo che con quel tiro riesci a aprire la nave. Bob non risponde. E qui finirà la prossima volta. Vedi che lo volevo scoprire la prossima volta. Adesso starò per una settimana con sta cosa di Bob. È giusto che sia così. Già morto. Bob, dimentica. Ragazzi, io non c'entro un cazzo. Questa volta è probabilmente vero. Ma non io, ti credere. No, io ho visto Simone. Apri il portellone ed è impiccato. Io ho visto Simone che leggeva il cellulare. Quindi lui gli ha scritto qualcosa di uccidilo. Esatto, Pix. Non ho fatto niente. Ragazzi, io ho 2 Pix. Devo arrivare almeno a 5 perché devo prendere l'ultimo potere mistico. Perché l'ultimo? Basta. Perché poi non ce ne sono più sul manuale. Li ha presi. No, ce ne sono ancora. Quanti ne vuoi di poteri mistici? Va bene, vai con i Pix. Mi serve una matita. Una matita. Ma se occupi tutto lo spazio che hai, poi tu c'è lo spazio che hai. Ed parla come. Sì, puoi. Prenditi talisman maker. E chi è che era come quello della Pix Sessione? Del Little Nice Team. Sì. Don Peterson. Allora, un punto per la sessione. Sì. Sì. Avete superato delle difficoltà o aiutato la ciurma a raggiungere il proprio scopo? Io sì. Sì, come sì. Sempre. Beh, le difficoltà sì. Abbiamo sì. Aiutato i tizi per non farci inculare poi da dietro mentre andavamo. No, avete aiutato delle difficoltà che hanno aiutato la tua ciurma, il tuo equipaggio a raggiungere il suo scopo. Beh, io lo scopo era raggiungere sul pianeta, giusto? E abbiamo aiutato la nave gigante per permetterci facilmente di raggiungere il pianeta. Quello non c'entra niente. Magari ci pigliamo. Se andavate a dritto, voi sul pianeta c'entra. Noi non lo sappiamo. Per raggiungere, beh, io lo dico io. Beh, io, io sì. Sì, io l'unica cosa che ho fatto, cioè l'unica. Io mi sono preso una nave addosso. Beh, sì. Io se andavo a fare i pignoli sono andato avanti in una scoperta rischiando di venire attaccato chissà da cosa per vedere che la situazione fosse sicura. Sì. No, io invece stavo pensando che ho usato il potere che ci ha permesso di capire dove avremmo dovuto andare, però è stato difficile per me. Tu sensori, mappa. E poi inoltre ho considerato che avete quasi tutti partecipato al blocco dell'attacco virus da parte della stazione sulla... Ah, è vero. Sulla Talis. Esatto. Chissà che cazzo sarebbe successo se non l'avete fermato. Va. Invece adesso è a posto. Siamo al grande secchio. Proprio. Ti ricordo che è una nave che per sua volontà depressurizza tutta la nave. Ti ricordo che io avevo già danneggiato la nave. Tu hai voluto ripararla per poi doverla ridanneggiare. Aveva già fatto il lavoro. Avete messo voi stessi o la ciurma a rischio per un vostro problema personale? No. Lui sì, come sempre. No, lui e te ho punto, grazie. Certo. Avete imparato qualcosa di nuovo su voi stessi o su un altro personaggio? Personaggio giocante. Beh, voi su io ho imparato che Ilona è in grado di percepire le atmosfere da dentro. Io su Ron ho scoperto e poi ho scoperto come funziona bene il mio nuovo potere. Io ho scoperto su Ron. Sì? Che ci ha detto una cosa importante. Soprattutto a noi due. A voi, infatti. No, io no, non ho scoperto niente. Perché noi no, te la diciamo dopo che eravamo noi da Baran. No, tutti tranne Claudio. Hai sacrificato o rischiato qualcosa per il tuo compagno? No. Io no. Mi pare. Io non adesso, la prossima volta, quando lo stordirò per non fargli prendere il teletrasporto e lo caricherò in spalla. Ma io capirò come funziona il teletrasporto per quel potere apposta. Sì, ma io ti do una botta in testa e poi non ti ricordi più. Vedremo. Ci sarà una riga sullo schermo della mappa dove c'è il teletrasporto. Ma dov'è? Ma cosa c'è lì? Non lo so, è l'evidenziatore. C'è il teletrasbordo, no. Serve per mandare le merci all'esterno. Avete agito in accordo con la vostra icona? Bah. No. Fammi vedere non un attimo il cazzone idiota. Il messaggio. Il cazzone idiota. Allora. Cazzone idiota. Ah, bella icona, complimenti. Allora. Grazie. Beh, anche perché oggi non abbiamo fatto un cazzo in realtà, quindi. Beh, io ovviamente spendo 5 punti e 5 punti no per portare a 1 gli avanzati, giusto? Sì. Ok, io prendo Medicurgy perché oggi il mio intervento sul tacchino mi ha dato solide competenze di chirurgia toracica. Allora.
Mentre vedi Gianni che non ti sei perso una, hai perso un'ottima occasione. Se me lo dicevi prima, lo prendevi settimana scorsa, non lo prendevo io e tu rimanevi l'unico esperto di vedere che potevano essere cose bellissime. E potevano venire fuori delle cose bellissime. Ma posso venire per me è che ora la prossima volta la flebo con la sangria se fai. Esatto. Cosmico. Dove cavolo sono le icone? Sono in fondo. Sono altrove. Intanto che voi spendete i vostri punti esperienza che io non possiedo. Perché non io spendo 15 punti esperienza per vincere. E vinceremo, no, ma anche no. Io vi ricordo che Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. Ci trovate su Coriolis. Anche su Coriolis. Ci trovate su FumbleGDR.it, su QWERTY.it, su Facebook, su Spreaker, su iTunes, su Spotify. Ci potete seguire dove volete, potete lasciarci dei commenti su Spreaker, potete lasciare delle recensioni su iTunes, sulla nostra pagina Facebook, ma cosa ancora più importante, potete prenotarvi per un tavolo demo al Play di Modena del 5-6-7 aprile e potete iscrivervi alla newsletter di Fumble GDR che trovate sul nostro sito per avere le informazioni su quando inizieranno i preordini e per avere un 10% di sconto nel nostro shop che potete usare anche subito. E per avere un bel riassunto di tutte le puntate o le cose importanti che arrivano che facciamo noi, di epoca di Fumble, di SideQuest e di tutti i prodotti di Fumble, che è una bella comodità per tutti gli apprendimenti. Già, è uscito questo, questo e questo. In più, udite, udite, lunedì facciamo una nuova puntata di Com'è quel gioco. Ma perché è ancora lo facciamo ancora come quel gioco lo facciamo ancora non è continuo giocano di nuovo a qualcosa Dark Souls Dark Souls Ivano ma no, no Ivano esatto Dark Ivano io giocherò e lo dico qua davanti a tutti rigiocherò Ivano. Attenzione. Se nello stesso giorno facciamo le case della follia e Dark Souls. Non abbiamo una giornata di 36 ore per riuscire a fare tutte queste cose. Io l'ho detta la cosa, poi vedete voi. Attenzione. Ma è fisicamente improbabile. La mega maratona del terrore. Sì, convinci Claudio a fare case della follia e Dark Souls tutte e due insieme. Soprattutto di Dark Souls. Perché le case della follia è solo angosciante. Questo aggiungerà commenti positivi al nostro video. Da parte della community. Senti, so come fare. Ci serve un aereo, dobbiamo viaggiare contro la rotazione terrestre, atterriamo e finiamo le 36 ore. Certo. Mi sembra un ottimo per piano. Dark Souls, no, non ne vale la pena. No. Ma per vedere la che gioca Ivano, sì. No. Beh, ma penso che io sarei quello che soffre di meno in quella puntata. Sì, no. Claudio soffre due volte e poi io soffro per un 20 minuti tanto per 7 soffro, ore soltanto esatto, soffro per 7 ore e mezza tanto stiamo quindi parlando di sacrificio martirio sì, esatto solo per quello l'ho proposto. Venite al Play di Modena, sì. Iscrivetevi al nostro podcast se non ci avete già nella vostra lista a proposito facciamo online. Simo, quando siamo a Modena e te? Non possiamo parlare. No, perché devi ancora pensarci, tu non sai un giorno, ok. No, sabato, dicessi, sabato. I due Claudi li trovate tutti i giorni perché saremo lì con i tavoli demo. Esatto. Venite a provare Not the End, venite a provare Pugno a Razzo, che ha bisogno di salvare il Giappone, e venite a provare Shining Knits con i vostri bambini. Potete venire anche senza bambini, non vi giudicheremo. Mano a mano che passano... Però potremmo chiamare la polizia, se vengono solo i bambini. No. Ma se li sono persi magari... Al massimo chiamiamo la sicurezza. Eh sì, la sicurezza. Abbiamo già detto nella scorsa puntata che Shining Knits è un dungeon crawler per bambini, nel senso che li mettiamo in un dungeon e li lasciamo andare liberi. Ma devono filmare la liberatoria ai genitori, quindi devono venire anche loro. Sì, però entro 5 secondi sicuramente escono i mostri scappando terrorizzati. Eh beh sì. Come Goboldi. Sì, esatto. Non ho agito in linea con l'icona, no. Noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Coriolì. Coriolì. Coriolì, Coriolala. Un saluto a tutti i giocatori di Loot. Un saluto a tutti i giocatori di Loot, che è il gruppo di gioco organizzato di Fumble. Iscrivetevi anche al gruppo di Loot. Esatto. I giocatori di Loot sono incredibilmente entusiasti di come Roberto sta gestendo tutta la parte legata alla concertazione. E soprattutto adesso c'è l'attacco al deposito. Attacco e finisce deposito. Poi adesso e poi iniziamo più o meno da zero. Cioè i livelli di tutto il resto rimane, ma la storia riparte. Evviva! Quindi per cui cogliete occasione per unirvi al gruppo. Sì. Tra l'altro, visto che si è iscritto Lorenzo, ma si è iscritto alla partecipazione della puntata dell'altra volta, ma non ha ancora fatto il personaggio, non ha mai scritto nel gruppo, quindi Lorenzo ci stai sentendo, io ti invito pure a giocare molto volentieri, però fammelo sapere. Ok.
Noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble. Fumble! Ehi, stop.